Ben trovati, quindi. Dicevamo. Vai, prego. Allora, vi faccio un riassunto perché la regia ha cliccato però il muto prima per errore ed è rimasto muto. Oggi i nostri baldigioni affronteranno due eserciti corazzati. Avevamo i Knight in programma, ma il balance update è bello gratificante, un po' come la mia attenzione sui tasti. E... L'importante è riconoscere e imparare. Esattamente. Diciamo, abbiamo la missione B del Leviathan Tournament Mission Pool. Intanto mi stanno strozzando. E Seek and Destroy, quindi A quadranti con un obiettivo in più in campo, 10 punti massimo turno, 5 per obiettivo, vince a fine partita. Abbastanza semplice. In campo abbiamo quindi il giocatore alla vostra destra con la Guardia Imperiale, che ci porta a lista con tanti carri, il giocatore alla vostra sinistra con i guerrieri del caos ci porta tanti carri e quindi tanti carri. Bene. L'altra destra! Va bene. Dicevamo, ricordiamo che chi ci sta seguendo da YouTube può lasciarci un bel like o quello che vuole per farci un po' di piacere, perché noi vi risponderemo volentieri, ma qualsiasi interazione ci aiuta a crescere. Su Twitch avete gli emote fighe. Grazie Twitch. Detto questo, passiamo alle liste. Iniziamo dalla guardia. Guarda, allora, cerchiamo di prendere altre botte con la guardia pre-Data Slate. Portiamo una lista prettamente corazzata, mi hanno chiesto di spostare sui carri. Quindi abbiamo Lord Solar, perché senza non si esce, con una comando e una squadra di fanteria con tutti i mortai possibili, due manticore, due tank commander con demolitore, multi-melt alla Scannon. Questo simpatico commander tirerà anche due ordini. Due chimera con dentro Cadiani, plasma termico. Due grossi Rogaldorn. Sei Bulgrin per beccare schiaffi. E una Callida perché siamo imperiali, senza non si gioca. Senza non si esce. E questa è tutta la lista della guardia. Qualche carretto e tante buone speranze. Boh, qualche carretto direi due, dopo sono due carri medi, due carri belli grossi. E due trasporti. E due artiglierie. I due carretti li contavo, i due trasporti li contavo come carretti. Prego, caotico. Prego al caotico. Quindi passiamo alla lista nostra. Questa è una riproposizione di una lista che ho già presentato in ottobre, quindi un po' di tempo fa. Abbiamo un Warpsmith che dovrebbe essere inquadrato in questo momento, che ha perso l'Asha, ma la colla non ci tradisce per questo momento. Che dovrà tenere a bada due Vindicator marchiati di Nurgle per renderli più bersagli e meno golosi a lunga distanza. Due Predator Destructor, che sono di Tzinci invece, per fare male anche ai carri e non solo alla fanteria. Due Hellbrute a fornire supporto ai Patti Oscuri. 20 cultisti nascosti qua negli edifici per occupare campo sostanzialmente, tenere obiettivi. E dopo ci sono tre Rhino pieni di legionari e di Havoc per fornire mobilità e supporto in mischia o a tiro a seconda di cosa mi può servire. In realtà lo sento che ci sono solo gli AVOC dentro. I legionari sono subito dietro e probabilmente si imbarcheranno subito. Spero, Probabilmente. probabilmente. Tecnicamente il mio avversario ha ragione, al momento sono a piedi. Detto questo, io non ho grandi cose da aggiungere, se non spero che i dadi smettano di tradirmi per una volta. Va, le mie artiglierie l'ultima volta hanno... Stavo per Inizia la scegliere guardia, ha questo pescato due secondarie No Prisoners e una che ho rimesso dentro che era Storm Stormostile Hostage Objective, sì. Objective. E area denial, quindi, cioè un'unità entro 6 dal centro. E nessun nemico entro 6. Nessun nemico entro 6, che non E ce ne stavo sono. quindi studiando quant'è il movimento di un chimera, che è 10. Quindi per essere interamente dentro dovrò fare un'avanzata di 2 pollici, suppongo. E quindi posso continuare con la mia stupenda fase comando, che a parte essere 2 CP per me, 1 CP per te, significa dare un po' di Ordini. ordini. Quindi, Lord Solar darà un più 1 a colpire un tank commander, un più 1 a colpire un tank commander, Sì. un più 1 a colpire a un manticore. A un manticore? Sì. Questo tech commander darà più 1 all'altro manticore e l'altro tech commander più 1 a colpire ai due Rogaldorn. Ci sembra perfetto. Mi sembra perfetto. I veicoli hanno più 1 a colpire. Tranne chimera.
E adesso pensiamo se vogliamo veramente prendere 5 punti in mezzo al campo di battaglia. La risposta è penso di sì. Intanto chiedo a chi ci sta seguendo se ci conferma che i volumi vanno bene. Io ho alzato i giocatori. Il centro del tavolo. Quello è il centro. È questo. Io devo essere interamente entro 6. Sì. Che brutta cosa. Perché? Devi essere soltanto in mezzo al campo, davanti a un esercito ma intero. Ma sì, quello non è un problema. Allora, faremo avanzare questo chimera. Vada. Di 2 pollici. In teoria. Se io non ho misurato male. Solo che l'acqua il 12 arriva col culo. Stai misurando dal... Sì, ho misurato dal culo al culo. No, sì, quindi più avanti. Puoi arrivare ancora più avanti, tutto lo scafo per arrivare più avanti. Cosa cavolo ho misurato prima? Chi lo sa? Benissimo. Okay. Sì, sì, ci stai, ci stai. Quindi ci stiamo giusti così. Ma se ci stiamo giusti così... Sì? Non ci piace. Non faremo. Una cosa di questo genere. Stiamo un po' leggendo, ma là. Sostanzialmente il mio dietro può arrivare ancora più avanti, quindi... Non essere un problema. Quindi noi ci sposteremo semplicemente un po' di più di fianco. In questa maniera. Per lasciare comunque una possibile linea di vista. Bene. Oh, ciao ciao chimera. Buona morte. E... La callida qua nell'angolino. Può rimanere nell'angolino perché tu non dovresti riuscire ad arrivare entro 12. Assolutamente e no. E soprattutto dietro il muro. E può servirci per una secondaria dopo, forse. E questo avevamo misurato. È probabile un'interferenza di tinge che ha vibrato. Può entrare tutto dentro per spararti. Un po' basso volume, là. C'è più alzato, ragazzi. E, dicevamo, sì, abbiamo avuto un po' di interferenza da parte di tinge che ha deciso di interferire un po' con i... Mio allora. Evidentemente non eravamo nei suoi piani stasera. Questo lemarrasso sostanzialmente può arrivare questo bel sedere fino a qua, ma noi non serve che arrivi poi così, noi basta così tutto dentro. E quindi è il turno tuo, se non lo sei tu. Stiamo valutando come morire bene. Bisogna morire bene. Allora, tireremo un'avanzata anche per l'altro chimera per levarlo dalle scatole. 4. Quindi 14 pollici. Quindi può arrivare ampiamente qua. E quindi può arrivare. Qual è la resistenza di chimera? 9. Lui potrebbe arrivare così, non vuole arrivare così, vuole arrivare così. 11 per 9. Arrivare in realtà così. 11 ferite T9. Armatura al 3. Lo schieramento che abbiamo avuto. Lo schieramento 4. Quindi altresì detto cerchia e distruggi. Cerchia e distruggi. Beh, sì. Mi passi per favore il laserino. A lei il laserino. Accendete il laserone, quello toccherà a me dopo, spero. Spero di averne l'occasione. Allora. Quindi mi interessa al limite essere qua, farti usare dei CP. E a questo punto dobbiamo essere sicuri che usi i CP, perché sennò non ha senso. Allora, noi potremmo anche cercare di arrivare con un Lemarras entro 12 da qualcosa marchiato Nargol. Che vorrebbe dire... In mezzo al campo. In mezzo. Ma sì, tanto. Siamo un grosso Lemarras.
Ma Rasmus credo che riesce a fare tutto il giro del... No. Dovrebbe muoversi di 7 e 3 pollici qua. Lui potrebbe arrivare qua. Da qua non vede niente. Quindi, a me cosa interessa? 1, 2, 3, 4, niente. No, lo teniamo là. Potevamo fare il contrario. Bene. I Bulgrin a questo punto... Allora, faremo così. Un modellino di fanteria si muoverà qua. Giustamente. O no? No, no, no. Lo faremo il turno dopo. Lasceremo ferma l'unità di fanteria, così hanno più uno sui mortai. Ok. I Bulgrin si mettono semplicemente qua. E iniziamo la nostra poderosa fase di tiro. Non sei 6 Bulgrin o 4? Sono 6, 2 sono qua dietro. Ah, ok, perfetto. In cui il Tank Commander sì. dichiara il Vindicato. Sì. Banalmente. Io banalmente ti dico no. Spenderò il mio punto comando per oscurarlo. Ok, quindi usi la strategia in largo. Sì. Quindi, primo... Sull'altro Vindicator? Sull'altro Vindicator. Tira. Non posso impedirtelo. Allora, lui sostanzialmente spara solamente col cannone a lungo. Cannone e lungo e l'autocannon. Iniziamo con l'autocannon. L'autocannon andrà al 2. Sì. Colpisce con 1. Ci siamo mossi con tutto, quindi non è un problema. Forza 9. Ah, il 5. Niente. No. Di 6 più 3. 3. 8 colpi. Questi sono troppi. Ma va bene. Colpisce 3, finisce 3. Peccato che non erano letali. Qua 4. Tu mi hai ricopertura? No. Allora salverò al 4. Sì. L'armatura al 2, distrutto. Non esplode. Non esplode. I miei famosi tiri non salvezza al 4. L'altro non penso che veda... In questo momento potrebbe vedere il Warp, sì? Perché non credo di essere dentro tre pollici. Penso che veda l'altro Rhino dietro. No, Rhino dietro ho già misurato prima, non l'ho messo apposta per non farmi vedere, ma sono ancora entro tre del Rhino. No, parlavo di quel Rhino in fondo. Lui. Sì, sì, ok. Non lo vedi. Ok. Cioè, perché non so se avevi misurato da questo. Ah, no, avevi misurato tutto l'angolo. Tutto l'angolo, non riesce più. Quindi questo sostanzialmente in questo buco vedrebbe solamente il Warsmith e non vede niente. Esatto. Benissimo. A questo punto noi abbiamo due mortai che tirano su questi cultisti qua. Sì. 2 di 6 colpi, 9, più blast, quindi... Due armi sono, cioè due armi sono. Sì, sono due armi. Quindi fai quindi più 4. 9 più 4, 13. Sì. Mi sono dimenticato una cosa, se ti va bene sì, se no no. Cioè? Ho ancora l'ordine della comando su se stessi, se no niente. Boh, sì. Colpisce 4. 12, 13. Loro colpiscono al 5. E via il 4, meno 1 per l'indiretto al 5, più 1, 4. Vai. Grazie. Loro sono rimasti fermi, quindi anche due letali. Sì. Appositamente. E hanno forza 5 adesso i mortali. Altri 3, 5 in totale. Salvo al hai DP0. DP0 e hai cover. Armatura 6, passa al 5. Ah, ne salvo 2. Bene. A questo punto. Tu sei col Warsmith entro 3 solo da questo, no? Hai detto? Sì. Bene. Manticore sul Rhino. Vai. Di 6 più 1. 7. Va bene. Lui colpisce al 4 e via al 3. In diretto al 4 più 1 colpire al 3. Questo è letale. Mm-hmm. Forza 10 al 3. 4 salvezze. 4 salvezze. VP meno 2 che diventa meno 1, quindi al 4. Salvezza 4. Prende 3 danni. Prende 3 danni.
Ne ha ancora 8, 7, 10. Ok. Proviamo col secondo manticore, sempre là. Vai. 7 colpi. Stai recuperando per la Sto volta recuperando scorsa? Sto recuperando la volta scorsa, sì. Decisamente. Le artiglierie fanno 0 colpi. Beh, l'altra volta era così, questa volta cerchiamo di fare. Uno manca, uno è letale, gli altri colpiscono. Al 3. Sono 5? Sono 5, sto pensando. Dai, useremo un CP. Ti ritiro questo per ferire. 6 salvezze. 6 salvezze. Bene, ovviamente ne passo una su 6. Quindi anche questo va. Non esplode. I 5 tizi dentro. Ne muore uno e mezzo. E a questo punto... Grandi tiri. Dorn sul Warsprit. Lo tolgo? Non lo so. Potrebbe sopravvivere. Nim, sei un po' in mezzo ai piedi. Però. Due colpi al 2. Vanno a segno. R del Warsmith. 4. Ok, al 2. Sono 2 dell'autocannon. Di 6 più 1. 5, 6. Di 6 più 1, 5, di 6 più 3, 7 colpi. Al 3. E al 2. Quindi poi, allora, hai 2 dell'autocannon, ne passa 1, penso, sì, e 6 dell'altro. Meno? Meno 2, meno 3, l'ho presso. Adesso. Meno 3. Diamo un'occhiata. In ogni caso l'ho fallito perché era un 3. Cioè, ne avevi altri 3 da fare, quindi penso sì. Sì. Comunque devo solo un'occhiata, allora, l'autocannon era almeno 1, quindi andava... Al 3, che comunque l'ho fallito. Ah, perché hai armatura 2. Armatura 2. L'ho preso, era meno 2, quindi salvavi al 3. No, salvavo al 4. No, scusa, perché sei in campo... Sì, salvavo al 4 comunque, meno 2 da armatura 2 diventa 4. Sì. Ho fatto un 3, quindi esplode. Okay. Esplode. Bene, ci piace. Like. Non proprio, ma ok. Beh, ho usato le artiglierie per favorire un Rhino. Sparato, non ha potuto sparare, poteva dirigere i colpi. Ma l'abbiamo tenuto per ultimo, per vedere cosa fare. Lui, da qua, vede... i cosi dietro e basta. Sì. E 24 sparerà là. Quindi, demolitore. 10 più 4. 4. Sono i 5. Ah sì. Cioè, 3 colpi di suo più... più il blast. Più il blast. Al 3. No, un 1 da togliere. Un caso. Al 2. Questi sono 3, 6. Salva il 5. Morti tutti. Sono di 6 colpi, di 6 danni. Sono 5, se faccio 1, 1, 1. Primo, muore. Secondo, muore. Terzo, muore. Quarto, muore. Quinto, anche se si è fatto uno sarebbe stato un altro colpo. Che tiri. Ok, va bene. E basta. Sparato. Non vede niente, ha avanzato, la Callida se ne sta là, hanno sparato. Sappiamo che non è più giocare dadi verdi, solo dadi rossi. Ma anche l'altra volta ero quello di verdi. E hanno fatto... Sta giocando contro di me, questa è la differenza. Dipende dalla giornata, evidentemente. Sei soddisfatto? Fine turno mio, no prisoners. Hai fatto... per 5, perché ho fatto 3 sì, unità. Una, due, tre, quattro, sì, scusa. E Are Denial anche. Quindi 10 punti di secondaria. Prego. Io prendo un CP, tu prendi un CP. Io sì, ho fatto un reroll. Sì, ho fatto un reroll. Per continuare la cosa delle belle notizie, abbiamo investigare segnali e clan. Che non posso fare nessuna delle due. Quindi possiamo mettere già da parte. Poi 20. Passo comando, non ho niente da fare. È inutile. Allora, aspetta che mi segno qua i punteggi. Allora, Denial. Ho preso adesso.
Tu hai detto che hai pescato. Mi sono perso. Investigare segnali e un'altra roba inutile. Cleanse. E che puoi fare su quelli in centro, sì. Solo che non ci arrivo. E se ci arrivo devo sparare, quindi non lo posso fare. No, non devi controllare l'obiettivo, è per fare cleanse comunque. Visto solo Devi essere solo nel range. Quindi volendo lo puoi fare. Cioè, tipo, nel range. Con su questo ci arrivi con i cultisti. Per dire. sì. Riesci anche a farlo da dietro il muro, penso, perché Sì, l'obiettivo va dentro il muro. c'è giusto un pezzettino di basetta dietro il muro. Questo lo lascio qua, ma è sotto. Non ho voglia di. Non ho voglia di spostare il centro. Dai, metto. Questi entrano. L'unica cosa che vedono è la chimera. E quindi ci deluderanno lì. Questa qua. No, Oh sì, batte ciò che non devi fare. sono 4 su. Lasciamo avanzerò con questi. Voglio vedere solo se ho Con i qualche. legionari là dietro di 2 pollici. Dovrei dichiarare adesso il punto comando per farli avanzare e caricare, ma visto che non arrivo da nessuna parte di utile, non lo farò. Ok. Lui è mosso di 6, lo terremo leggermente più in mezzo. Avanzerò con l'altro. No, dobbiamo spostare un altro po' di cose. Quindi lui è. Avanzerò con questo. Perché 6 pollici non bastano. Ci aggiungo un 5. Dai, un tiro. Forse un dado alto riusciamo anche a mettere dentro. Dai, fino a qua. Ok. Ora. Lo sbarcheremo con i nostri cannoni laser. Questo non servirà a niente. Allora, tu ti sei messo là col predator, io potrei pensare di fare un fuoco di reazione. Potrete pensare? Con il chimera, così ti colpisco con un lanciafiamme in automatico, o con un Rogaldorn. Ma mi salverò i CP. Gli Avok sono sbarcati, quindi loro non hanno malus a colpire. Corretto. Ignorano tutti i modificatori al tiro per colpire. Entrano sul proiettivo. Quella delicatezza che contraddistingue i cultisti. Sono dall'altra parte del tavolo e mi sto. Veniamo, i cultisti sono un po' con orecchie a punta perché al momento non abbiamo cultisti disponibili in sede, però hanno una certa età, poverini. Diteci, non è soddisfacente vedere così tanti carri sul campo? Sembra veramente vedere la tangenziale in ora di punta. Guardate, c'è un ingorgo lì in mezzo che fa paura. Beh, C'era un ingorgo che faceva c'è paura. Che ancora un ingorgo. Abbiamo perso 2 carri, però comunque è un ingorgo, dai. uccisi sei riuscito a mettere sull'obiettivo con i cultisti? Due. Che vuol dire 4? No, che vuol dire Un 2? modello? Sì, Ok. dopo non mi sono messo a misurare. Questo turnica apre il passaggio. Lui. E il suo movimento è turnicare? Sì. Ok. Si metterà qua. Scusa. Questo si metterà qua per far passare. Non spostare i legionari che avanzeranno. Chiaro. La camera d'occhio inquadra il quadrupede oggi presente tra noi. Per non smentirci mai, avanziamo di uno. Vorrei dire che il cane che mi porta fortuna, ma io me la porto dietro sempre e non ho sempre fortuna.
E la maledizione di Sara che dice non posso giocare contro anche se cambio esercito. Mettiamolo qua. Movimenti li ho finiti, vediamo cosa riusciamo a combinare. Dì la verità, hai un doblone d'oro nascosto da qualche parte. Ma mi sa che l'hanno rubato a me il doblone d'oro, lo so. Cominciamo con le cose ovvie. L'indicator risponde al fuoco sul tuo tank commander. Puoi salvarli in qualche modo? Potrei dirti Allora, che potrei quasi deviare la sua combi arma sui cultisti, perché tanto ormai. Però non si può. Quindi devo sparare tutto là. mi farò smoke. Fumageni, meno uno per colpire e copertura ce l'hai già. Numero di colpi, 5. Ovviamente vado con patti oscuri per i colpi sostenuti, essendo Nargol il colpo critico passa al 5. Sono entro l'aura di un Elbrut, quindi nel Hai caso anche. strano ci fosse qualche 5 o 6, avrò entrambe le abilità. Colpisco al 4. Boh, dai, neanche male. Un colpo e basta, più due colpi critici, quindi due ferite sono già inflitte. E ora tre. Tre ferite inflitte. A più meno 4, Meno tre. meno Quindi 3 che passa il diventa meno meno 2 2 che vuol al 6 dire del al 4. 4. Assolutamente. Ne salvo una. 2 di 6 danni. Sì. Ti dirò, userò anche l'ultimo cippino e ritirerò un'armatura. Va bene. Due danni. Un colpo di combi arma, colpisco il 5, ovviamente. E qua abbiamo risolto. Fai subito il Dark Pact. Sì. No, strano. Entrata. Si è girato il dado all'ultimo, non me l'aspettavo. Poteri perniciosi Noi spenderemo il nostro punto comando. I nostri bravi Avok con cannone laser all'opera. useranno zelo profano per tirare su il Dorn che vedono, che era questo? Ok. Questo è più. Quindi, stesso discorso del Vindicator, ai 5 fanno sostenuti anche letali perché sono vicini all'Elbrut. Spero di essermi ricordato di lasciarlo entro 6 pollici da loro, A ma occhio giudicare direi sono di entro sì. 6 da tutti. Assolutamente sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi a posto. Sono riuscito a muoverlo bene per una volta misurando occhio. Capisco, avessi misurato. No, la posizione dell'Elbrut era occhio, però non ero sicuro. Mi è venuto il dubbio dopo. Quindi abbiamo 4 colpi di cannone laser. Il fucile plasma non spara perché Direi che è lontano. direi che è lontano. Altre. Neanche un sostenuto, ma 3 colpi sono dentro. Ferisco al 4. 4. 3 ferite. Armatura al 2. Meno 2 perché sei Al copertura. 4. Tutto Ne passa uno, ti dirò. tuo. Ah, Leggeri tira. subito. No, tiro dei primi danni. 4 totali. 4 totali, lui cos'ha ancora? No, no, Nel frattempo tiro i 4 me scuri. li prendo i 4 danni. Superato. Oh, lui cos'ha? 18 ferite. 18 ferite, Sì. quindi 12. Sì. Sì, anche qua. Ha Sì, ma dopo. scelto di no. Sì. I RAS dovrebbero essere così ancora. Lui ne ha prese due, adesso controllo. 13. Predator numero 1, visto che non c'è fanteria in tiro, proverà su questo tank commander. Abbiamo detto, 13. siamo in gittata di cadenza rapida, perciò sono 6 colpi di cannone automatico. Lui prenderà colpi letali, ma essendo vicino all'Elbrut in realtà li prende entrambi, colpi critici al 5. Colpisco il 4 perché comunque hai Immagini. i fumogeni. Ok. 4 letali, uno a segno. Quindi, Allora, e sono anche 4 sostenuti. sì, 4 letali, uno a segno, quindi poi 5 per ferire. Esatto. Ferisco al 5, sono altre 2 ferite. Altre 2. Salvi al 2. Danno 3. Ne prendo 3 danni. Bene così. 6 colpi eco in pesante. Allora, colpisce 2, che Al però. 4, no? Colpiva sempre. Sì, infatti 3 l'ho tolto. Ah, qui si conta di questi due, scusa. Colpisce. Pensavo che i 2 letali dadi, si no, sono anche dei tiri per ferire. Sono 3 in 3 ferite. totale. Meno 1 danno 2. Cioè, meno 0 danno 2. Al 2. A Per la copertura. posto. Perché qualcuno le armature le sa fare. Una rarità anche Secondo per me. Predator tira sul Chimera. Vedo quel Chimera là nell'angolo. Con cosa? Col Predator Destructor. Con questo? Sì.
Sì, perché sei fuori quel cingolo. Sì. Quindi sì. Allora sparerò prima con i... No, sparo prima con il Predator, vediamo se ti faccio settare qualche chimera. Disciplina per il Predator, prima che mi dimentichi, superata. L'altro Predator sul chimera, quindi. Sei colpi. Due colpiti, che sono già letali. Più sostenuti, sono due ferite al 4. Tre armature al 0, perché sei in copertura, danno 3. Tre danni. Sei colpi reco in pesante. Stesso discorso, non la segno neanche uno perché faccio 2-1 e 4-2. Lui ha anche una combi arma. Vorrei dire che mi dispiace. Manca. Va anche se fosse stato indiviso, quindi avrebbe cambiato molto. 8 ferite, rimangono la chimera al momento. Fatto scuro superato. E missili, crack, 4 sul chimera. Quello, sì. quello già offeso. Sempre patto scuro? Sempre patto scuro, perché no. A un certo punto li fallirò. Quindi sono 3 colpiti, 2 ferite già inflitte, sempre per il nostro grazioso Elbrut, e ferisco al 4. La forza 9. Sì. Sono 3 salvezze, meno 1. Meno 1 totale? Sì, meno 1 totale. 1 passa. Di 6. 1. Rimango con 7. Patto scuro superato, non ho nient'altro con cui sparare. Cariche non le posso fare. I cultisti facevano cleanse alla fine. Sì. Ok. No, aspetta. Che controlli? Che controlli? Sì. Quindi non fanno se cleanse. Se ne metti un altro e lo controlli. Se li metti bene, io ho C2 col chimera. Quindi sono 0 punti di secondaria, ma non faccio nient'altro. Scusa un attimo, cioè, guarda come quanto stanno sull'obiettivo, perché secondo me ce ne stanno almeno 2. Io ho C2. Se metti due modelli in quest'angolo qua, cioè per arrivarci ci arrivavano, avanzavano anche. No, se avanzano posso fare clan. Ah, non hai armi d'assalto? Non hai armi d'assalto? No, che non ho armi d'assalto. Adesso io non so esattamente come arrivavano, però secondo me due ci arrivavano. Secondo me no. Prima non secondo me no. Anche perché vederli così, sì, però. Stupide armi lunghe che si incastrano ovunque. Abbiamo pensavo contro... che il lanciagranate fosse assalto. No, quando mai? Scarpe vecchie, mamma. Scarpe entrambe. Siamo due pari, quindi pareggio. Vabbè, metti giù il coso. Quindi pareggio, dici? Quindi pareggio, quindi non faccio punti, quindi quell'altra era fisicamente impossibile, quindi le scarto entrambe e prendo un punto comando. Ok. E finisco il mio turno. Quindi, scarti entrambe, prendi un punto comando, e quindi vai a 2 inizio del... Assolutamente sì. E io vado a 2 anche. Tu chi? Ho fatto tipo 7 ferite in totale. Io ho detto Battleshock, però. Io devo ricordarlo il Battleshock. Non è intanto che sei il mio contatto, ricordo il Battleshock nel tuo turno. Intanto segnali. Defend Stronghold e bring it down. Ah sì, fine del tuo turno, la Callida. Line, assolutamente. E Defend Stronghold e bring it down. Quindi sono due massimizzati in automatico, quindi sono altri 11 punti. Beh, no. Piano e bene. Allora, tutto quello che vuoi qui sparare. Io posso sparare impunemente ai due Predator, giusto? Praticamente sì. Cioè non hanno niente di particolare difensivamente. Fumogeni. Sì. Non posso sparare impunemente a Vindicator, Rhino e Elbrut. Cioè a uno di questi. Esatto. Adesso, quell'Elbrut mi sembra che sia in linea di vista... Cosa aveva, scusa, Elbrut? Un Heavy Bolter, un Linked? A sparare forse avanzato. Mi scusi profondamente. Allora iniziamo con gli ordini, vediamo se avevo fatto le cose furbe. Sì, allora Solar qua, lui dai due ordini ai due Rogaldorn. Benissimo. Lui dà un ordine al Manticore e quindi Solar fa Manticore, Leman e Lema, Ten Commander. Benissimo, e quindi siamo a posto. Dopo
di che l'ultimo ordine, questo giro me lo ricordo, è a comando sulla squadra di fanteria. Adesso, questo non vede in nessuna maniera l'Elblut, no? Stando fermo. E questo vede così. Tu non hai termici. Quindi a questo punto. Oddio, no, è morto. Ah, il Warsmith aveva un colpo di termico. Aveva un colpo di pistola termico, che te prego, no, ma il sergente degli Avok con lanciafiamme ha un Meltagun. Tecnicamente lo posso resuscitare. Il sergente o Sì. il Warsmith? No, il sergente. Fintanto che l'unità di Avok è viva, essendo di Tzinch, Ah, ok, con lo sì, con lo stratagemma stratagemma. posso riportare un modello in campo e in Allora, questo momento è morto solo il sergente. lui tecnicamente può muoversi di 10, però è arrivare assolutamente ingittato di questa cosa. Sì. For Assolutamente sì. the win, ovviamente è quello che ha l'enhance per dare due ordini, quindi non sappiamo. No, quello che poveraccio, forse non è il caso che muoia. Allora, qui siamo entro 24, quindi questo può stare fermo e scaricarsi un po' di cose. Ma se si muovesse, Avrebbe anche i guadagnerebbe i termici. quattro colpi di termico. 22 pollici anche in melta sotto. Letali o una scatervata di melta in più? Mi tira una Melta. scatravata di melta in più. Oppure lui può arrivare fino a qua e vedere il Vindicator. Dici? Penso di sì. 10 pollici arriva Sì, sto cercando il laserino. qua, E là. l'ho lasciato là, a giudicare Ok. dall'angolo Ah, sì, decisamente sì. dovrebbe Non di vedere, tanto, ma no, lo non di vede. tanto, ma dovrebbe riuscire a vederlo. E a quel punto tu potresti giocarti lo stratagemma, ma ti troveresti comunque un Ten Commander in gittata per spararti. Ci piace come opzione. E Defense Stronghold devo tenere la mia zona. Mi viene difficile togliertela. Esatto. Più facile fosse il terreno. Esatto, perché ci sono solo i Vulgri, insomma. Mettici una scuola di cadiani. Sono notoriamente furbi. Mi sono notoriamente furbi. Tu in questo momento Non c'è non tieni un'entità che si obiettivi. sfidano. E sticky, Questo è quello Sticky. sticky, sì, non Mettici, cultisti. dammi un segnalino, che sennò. Perché Sto. c'era l'altra di cultisti a inizio. Sì, nella mia prima fase di comando non ho messo Va sticky. Mi bene, sono sono dimenticato d'accordissimo. di farlo Non, presente. sì, non avevo visto esattamente dove erano, quindi non è un No, erano problema. proprio sopra quelli. Non è un problema. L'ho pure spostati per provare a fare investigate, ma per dire almeno quei 2 punti. Ma Allora, non ci arrivo neanche il 3-9. iniziamo con le cose Zemblgi. Lui è molto arrogante. Bravo. Vindicato spara direzione. Vediamo se riusciamo a mettere qualcosa. Prego. E sei sopra la cosa dei dadi? Scusa, stavo cercando di vedere dove mi metterò veramente, ma ok. Tu intanto fai, io lo metto giusto. 5. Però sei senza Dark Pact o dura No, fino a... posso comunque farlo. E ovviamente il critico rimane al 6, non al 5. quindi fai il Dark Pact o no? Sì. Quindi ho fatto scala senza mettere dentro un 6 e subisco 3 mortali. Bello, Felice, 3 mortali. vero? Sono entro 9 anche dalla tua bellissimo scafo. Bene. A questo punto, Non serve più, questo non serve più. quest'altro, come dicevamo, arriva così. Benissimo. Siamo anche entro 24 ampiamente. E questo può spingere verso il centro. Se mi sposto ti regalo punti. Questa cosa mi secca un po'. Sentite
il giocatore dire le sue mosse, perché sta pigliando anche qui, lo sento male. Sì, in realtà parlo da solo. Parla da solo. No, 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 sono proprio io che parlo da solo. E, perché non voglio che il mio avversario scopra tutto. No, scherzo. Stavo pensando di spostare il Chimera in centro per riuscire a fiammare maggiormente gli Avok in fondo, ma se sposto il Chimera, a quel punto lui ha l'obiettivo e si prende 5 punti. Hai un tank commander? Che diventano 10. Che in questo momento non sta facendo niente. Questo è fuori dall'obiettivo. L'altro tank commander? Sì, ma non riesco a passare in mezzo. No, ma puoi andare a bombardare gli Avok. Sì. Beh, io volevo spostare il Chimera. Io volevo spostare... Ma sbarca tu e perdi tutti i cadiani così. Ma sono guardi, sono fatti morire. No, in questa a parte maniera. Che non resterà niente a minacciarli dopo. Allora. Lui... Facciamo una cosa per bene. Lui si muove indietro di 4. E dopodiché dovrebbe turnicare di 4 pollici. Andare avanti di 2 pollici. Giusto, giusto. Così. Così è a 9? Sì. Beh. Tutto questo per dire che... Spara. Iniziamo a sparare. Quindi, il Chimera spara agli Avok. Tutti i tuoi. Lancia fiamme, 3 colpi. Ho resistenza 5, quindi mi ferisce al 4. 1. Al 4. Uno. Una ferita. Che è un morto perché il modello era già ferito. 3 colpi di Heavy Bolter. Non vanno a segno. Fire in deck 2. Un colpo di Melta. Non colpisce. Taglierò. Plasma sovraccaricato. Un letale. Perché ero fermo. Sì. E uno a segno. Che quindi forza 9 al 3. 2 di plasma dentro. Sovraccaricato forzato, ferisce 3 comunque. Sì, scusa, è... sovraccaricato. Non prende mortali. Non prende mortali, io faccio 2 salvezze, almeno 2 perché sono in copertura. Sì. Quindi 5. 4 danni. Quindi rimane un modello solo. E hai sparato la sventagliata di laser? Non ha ancora la sventagliata di laser? Certo. O solamente colpi, il pari di... rapida 6. Questo... Mi fanno giocare questi Chimera che io non ho mai giocato. Chimera. Last Gun Array. Sono 6 colpi. 6 colpi, più 6 colpi, 6. Quindi sono un sacco di danni. Per il... Che sono letali! Pensa a te. Un letale. Tira a preferire gli altri, 5. 3 armature. Giusto quel che serve per morire con disonore. No, no, purtroppo non mi ha dato questa soddisfazione. Non ti dà questa soddisfazione. Ok. E Rogaldorn sparerà al Vindicator. Spara. Abbiamo detto siamo a 24. Non penso di essere a 18. No, 18 è così. Quindi, i D6 più 3 colpi, sono 5. Questo è il cannone principale? Sì. Ok. Al 3. Concentri. Al 3, forza 12, sì. 4. 4 da devo in mano. Salvo al 4. Salvi al 3, penso. Salvo al 2, meno 3, che scende... Qui la cover. A meno 2 di base? Penso di sì, non hanno grandi AP, sai? Ho preso il cannon, meno 2, sì. Meno 2. Allora prende 6 ferite, rimane 2. Pulverizer cannon, di 6 colpi, 2 colpi. Al 3. Sì. Sì. Al forza 9. E 5. Niente. Auto cannon, al 2. Sì. Sempre al 5. Niente. Basta. Ok, lui ha fatto. Perché questo non arriva, questo non arriva. Ecco il demolitore. Demolitore. Cosa vuole fare? Quanto è arrogante il demolitore? Demolitore sul Predator. Multimeltar e la Scannon sul Predator e demolitore sul Vindicator. Vabbè. Sì.
Anche la Scannon sul Vindicator, quindi solo i Multimelta sul Predator. La Scannon sul Vindicator, vai. Colpisce. Colpisce. Non ferisce. Demolitore. 8 colpi. È una sfida fra demolitori. Tanto la vinci. Al 3. 3. 3. 3 almeno. E questo ti vede in 3. Piena. Quindi, quindi al 5. Distrutto. Non esplode. Ok. E i 4 colpi di multimelta sul Predator. Ne vanno segno 2. Mm-hmm. Al 5. 5. Al 10. Tutti e 2. Fai i danni. Intanto tiro per vedere se scoppia. No, sì, sì, 14 danni totale, sì. Siamo in cortissima. Eh sì. Siamo in cortissima. E... allora. Lui, dalla fine, da qua, l'Elblut lo vede. Sì. Però è fuori dai 12. Quindi noi faremo un gioco così. Termici sul Predator e... termici sul Predator che non sono a 9, no. 18 arriva, no. Tutto quello che può sugli Avok, quindi Autocannon e l'Oppressor e tutto il resto sul Predator. Tira. Quindi sugli Avok abbiamo detto di 6. Di 6 più 4. 2 son... più 4. Al 3. Unica roba, non so se ci arrivi con il cannone da 24? No, non ci arriva. Sì, ci arriva? No, non ci arriva? Misura tu. Oh, sei al pelo, ma sei sopra. Questi vanno al 2 sugli Avok. Sì. Due armature sugli Avok. Meno 2 abbiamo detto, no? Sì, che ti vedo, sì, ti vedo tutto. Due morti? No, no, non so se ti vedo tutto. Non so quanto hai fatto quei dadi. 2 e 3 se... comunque sono andati. No, ti vedo, sei comunque in cover. Non ti vedo tutta l'unità. E l'autocannon al 2. Sì. Non ci sono letali. Al 3 non sì. Ti faccio ferite. E abbiamo detto basta, no? Ha detto che sono fuori c'è dai ancora? No, no, sono dentro i 24. Allora, 6 più 1. Non è di 6 più 3 anche questo? No. Last di 6. Ok, a posto. 2, 4, 6 più 1 perché è in 5. Sì. Al 3. Questi vanno tutti. Forza 9 al 3. Sì. Vanno tutti. Vanno tutti. 3, 6, 7. Almeno 3 questi che diventano meno 2. Ah, ho invertito i due cose. 3, 4, 5, 6, 7. Sempre 3 danni secchi. Marti... ah, resta ancora un laser. Ne resta uno. Sul Predator, quindi... che distanza siamo dal Predator? Siamo tutto in lunga. Sì, non siamo a 9 pollici. Quindi 4 di multi più 2 fucili termici. C'è cioè, fucili termici? Sì, 12 pollici. Sì. Questo sul Predator, al 3. E al 5. Sì. Niente. Ok. E, a questo punto... spariamo un Last Cannon sull'Avok. Sì. Anzi no, due colpi di Multimelta sull'Avok. Giusto. E il resto sul Predator. Vai. Due colpi di Multimelta al 3. Va 1. Al 3. Al 6. Passiamo in copertura. No. Di 6 danni. Non c'è più il problema del sergente che può tornare in vita. Due colpi di Multimelta sul Predator. Colpisce 1. Al 5. Non va. La Scannon sul Predator va, non ferisce. Demolitore, due colpi, no, scusa, quattro colpi. Al 3 vanno 2. Al 3? Al 3 vanno 2. Al 5 non salvo, fai danni. Primo dado, 3, lo teniamo. Il secondo, 6, 9 danni. Me lo lasci con due ferite? Sì, avrei dovuto ritirarlo prima, sennò. Sparato, sparato, sparato. Ti mancano con i mantici? Sparato. E un chimera. E un chimera. Con un termico. Vai. Siamo a 6 col termico. Termico al 4!
Sì, al 5. Sì. Non esplode. E adesso abbiamo i manticore. Primo manticore. Su... Quanti sono rimasti i cultisti qua? 7. 7. Primo manticore sui cultisti qua. Dai, di 6 più 2. Ho 8 colpi. 2, 4, 6, 8 colpi. Ti colpisco, abbiamo detto al 3. 3 e ripeti perché sei rimasto. Ripeto perché sono 6 più 5. Di 5. Allora, questi sono letali. Questi li ritiriamo. Questo manca. Questi vanno al 2. E sono... Tutti morti. Tutti morti con meno 1 armatura. 3, 6, 7, giusti, giusti. Quindi, secondo manticore, vediamo. Quanta di tata hai? 72? 48 con i mortaretti. Ah, con l'oro? Ho detto secondo manticore. 120. Ma stavo guardando i mortaretti prima. Per questo mi domandavo. No, stavo guardando se i mortaretti arrivavano. I mortai sono fuori dalla gittata degli altri cultisti. Esatto. Quindi a sto punto devo decidere se tirare quel manticore prima per avere i bonus. La risposta è sì. Quindi, secondo manticore su questi sì. Legionari. Vai. Di 6 più 2. 2. 5. 5. 3. 2, 5. Anche qua abbinati perché sei 5 più. Assolutamente. Vanno a segno 3. Vanno segno 5, 5 al 2, 2, 4 e meno 1 di armatura in totale. Al 4, danno 3, no? Sì, 1 e 1, 1 e 1. I mortaretti sparano là, sempre a questo punto, oppure sull'Avok singolo. Quello può anche ripopare modelli? No. Spariamo sull'Avok singolo, dai. Vediamo se riusciamo a cavarlo. 6 colpi, al 4 suppongo, una sì. Ferita è dentro, al 4, al 4, niente, un'armatura, superata, passata, sparato, 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 basta, bring it down, penso di aver fatto 8 punti, scusa, 8 punti e defense stronghold rimane qua. Che la fai in automatico per finire non arrivo. Prendo un CP, tu anche, e tocca a te. Anzi, tocca a te e poi io prendo un CP. Sì. E 5 è primaria? Lui prende 5 di primaria. Sì. Non sto neanche a dirle. Cioè? Ingaggiare su tutti i fronti è un bersaglio allettante. Però aspetta, il bersaglio allettante per gli Avok, superato. Tu puoi arrivare a qualcosa con un bersaglio allettante, o no? Basta che mi scegli questo e non posso prenderlo, in nessuna maniera. Quello è il più semplice da prendere, scusa. Con cosa? È vuoto. Con cosa? Anche questo è vuoto. Sì, ma devi sceglierlo tu. Ah, e tu, sì, lo so, devo scegliere io, però tu non puoi... Sì, puoi avanzare, quindi se avanti lo prendi, per dirti. Devo avanzare di? 5 o 6. Qui invece, quindi non lo prendo. Quindi qui invece non ci arrivi di sicuro, quindi io ti sceglierò questo. Va bene. Che in realtà tecnicamente è più semplice, mi basta caricarti. Ah, sì, nella mia fase di movimento doveva venire giù questo. Tra l'altro non importa. No, deve arrivare, allora, non può rimanere. I giornali salgono qua. Oh, tu adesso hai un CP? 2. E tu hai? Io ne ho 3. Brutto, oh, è qua. A tempo in target e l'altro cosa hai preso? Engage on the front. Engage. Qua, engage. No. Mi tiri un dado per l'avanzata di questi. Di questi legionari qua? Sì. Vedi che se tiri tu funziona. Spenderò un punto comando per avere l'avanza carica. Ok. Quindi vai a 0. Vado a 1. Questo era sbagliato. Ok, scusa. Sì, era rimasto da prima, okay. Non l'avevo girato. Quindi quello va là, questo può sparare. Poi ti farò un poco di reazione, sai? Spara.
scusa se te lo dico. Volevo renderti partecipe della cosa. Allora, meno parole e più azione. Posso spararti con lui. Mi togli un attimo l'edificio che vedo dove sei, se sei a 18 del... Sono a livello... Da questo Rogaldor. Sei a livello della fine dell'edificio. Sono prima del fine dell'edificio. 18 è così, dal Rogaldor. Ci sei. Ci sono. Allora ti sparerò col Rogaldor. Sì. Tira. Allora, i 4 colpi di multimelta. Un multimelta a segno. Sì. Al 2. Al 2. Al 6. Morto. No. Ferito. Auto cannon. No. Di 6 di pulverizer. 3. 3 più 1. Sì. Nada. L'oppressor. 5. 9. Più 3. Più 1. E metto a segno 2. Al 2. 1. Salvi al 4. Ok. Salvo. Ecco, risolto. Sparato, e non può arrivare coi due meltini. Ok. Ti ho fatto una ferita. Subito. Così, negativo. Sì, perché cos'altro mi rimane in campo? Adesso posso prenderti a martellate se mi vanno un po' di cariche e ho finito poi finito le unità e la partita. No, per dirti, io ti ho scelto quell'obiettivo là, quindi lo potresti anche prendere, quella carica. E anzi, lo prendi quella carica. Sì, se riesco a non fallirla. Un po' di meno, mi muoverò tipo 10. Fino a qua. Fine la fase di movimento, perché non è che mi rimanga molto altro da fare. Andiamo a sparare. Gli Avok tirano sul Chimera. Ok. Ovviamente patti scuri. Ok. Così. Due colpi di plasma, cominciamo a dare cose interessanti sul serio. Un colpo a segno che ferisce e genera. Tu non hai meno uno per colpire, no? No. Allora sono due colpi a segno, ferisco il 5, 2 salvezze, meno 2 danno 2. Già contando la cosa. 5. No. 4 danni. 3 danni. Poi sono 3, 6, 9, 12 colpi a recente pesante. Un dado l'ho perso. Eccolo qua. Allora, cominciamo subito con 6 che mancano. 2 soli mettono a segno dei critici. Allora, ferisco al 5. 4 ferite totali. Al 3. Sì. Salvate. Dopo. Quindi quante ferite rimane? 3. 3. Disciplina intanto. Prima non dimentichi. Direi che sono a posto. Dopo. L'Elbrut ti vede. Tre colpi recupero pesante, non si sa mai che... È tutto dentro? Oddio, avrebbe tipo mezzo minuto di budget. Ci stava dentro tutto comunque. No, quello è il massimo che poteva muoversi, quindi non può sparare. No, nel senso, sei mezzo millimetro una cosa, sei un po' fuori no, ed era il massimo. Sì, sì. No, vedi Chimera. Dai, tutto dentro. Vabbè. Altre? Ma no, era semplicemente per lo scalino. Sì, sono due colpi, ma due critici, quindi sono due tiri per ferire. Al 5 binato, perché il requiem è binato. Mm-hmm. 4 salvezze, con 4 6, ok. Uno dentro. Rimane una ferita però. Disciplina. 8. Direi che i suoi sforzi sono quasi stati ricompensati.
Devo tirare una granata prima, non ci ho pensato. Con gli Amok? Sì. Tira. Non no, problema. No. Pazienza. No, mi serve quel punto comando, mi serve, ecco perché. Ok. Un colpo di laser vagante, non arriva a niente perché mi sono coperto la linea di vista. No, beh, il Rogaldor non lo vedi. Sì. Due colpi a segno. Anche perché è più grosso del Rhino, insomma. Non ferisco. Quindi... No, ok. E si è ammazzato solo. Ok. Bene. Cioè, tipo, dai, il secondo Dark Pact che sbaglio. Okay. Per colpire sul Tank Commander, dall'Elbrut. Ne metto a segno... Due. Sì, di cui uno ferisce, cioè, in uno più. Già ferito e due a segno. Ferisco al 6, mai binato. Niente. Quindi il letale con... VP 0 perché sei in copertura. Non so se sono in copertura, comunque no. Quindi due danni li prende. Disciplina, no, me lo vedi superato. Tutto, da qua me lo vedi tutto. Il fatto che io sia dentro la rovina. C'è un coso ma tu dal tuo punto della basetta vedi tutto il carro. Boh, altre cose mi restano, direi soltanto le cariche. Volendo puoi... Sì, a meno che non vuoi tirare una granata con chi non ha avanzato e non ha ancora sparato con pistole varie. Mi serve il punto comando. Se hanno pistole... Hanno pistole. Puoi sparare con le pistole. Quattro colpi di pistole. Andiamo alle cariche. E gli legionari sul tuo chimera. Uh-huh. Avrei voluto provare una carica sul Marras, ma pazienza. O sui cadiani dentro. Con 5 direi che ce la fanno. Sì. Spalma lì sul fronte. E direi che anche sostanzialmente... Penso che vuoi mettere il più possibile per conquistare l'obiettivo e negarmi... Sì, esatto. ...possibili cose, quindi... Gli Avok tenteranno una carica su entrambi i mezzi. Non riesce a fare il giro, però. Ma con 5 direi che non basta. Gli Avok su entrambi i mezzi? Sì. No. Arrivavi solo su uno, puoi ritirarlo o meno. No. Questa era una cosa extra che poteva servirmi in caso, distruggendo il chimera, provare a ucciderti un po' di guardie con lo sbarco d'emergenza. Sì. Ma non importa. L'Elbrut sul Tank Commander. 10. Mm-hmm. Sbadabam. Non riesco a metterlo anche qua, così. Quante ferite ha? 6. Nah. Vabbè, potrei. Sarebbe divertente. Però voglio tirargli delle martellate. È più divertente. È più divertente. Riesco a passare. Non mi ricordo mai. Posso muovere attraverso i miei modelli anche in carica o soltanto in movimento? No, il veicolo attraverso... su fanteria. Ah, ok. Veicolo su fanteria, sì. E allora proveremo la carica lunga su quel Tank Commander con l'altro Elbrut. No, no, no. Okay. Sul Tank Commander, l'altro Tank Commander? No. Non ho visto. Ok. Prenderò come un no. 5. Ok, no. Mi serve un 11, vero? No. Penso di sì. Adesso ti misuro quanto. Serve un 9. Basta un 9, dici? 6 entro i 10. Vabbè, riproviamolo. Ok, ultimo CP. Ultimo CP. Vedo un 6. 10. Sbadabam. Questo potrebbe quasi essere interessante. Vediamo questo canto del cigno. A suono di martelli. Ah già, ancora un'ultima carica. Sì, quei legionari. Legionari vanno su chimera. Per così dire sul Dorn, ma... Andiamo sul chimera. Prego. Tu puoi disengaggiare e sparare? No. Provo sul... Posso solo sparare in corpo a corpo. Sì, ma non con gli anni là. No, non sei un demolitore. No. Guarda, formo una carica combinata, giusto perché così eventualmente posso... Però con gli Army Blast posso sparare su un altro corpo a corpo. No. Perché no? È ingiusto. Perché le regole dicono così. 6 pollici. Rischio quasi anche che non sia sufficiente. Sì, lo è, lo è. Primo riesce ad arrivare qua. Il secondo si mette qua. Uno si mette qua. Uno si mette qua. E tanti saluti. Conquista anche l'obiettivo. Conquista anche l'obiettivo, sì, ma non è quello il mio intento. Vediamo questo canto di cigno a martellate. Mm-hmm. Quindi, Elbrut 1 sul Tank Commander, colpisco al 4, colpi letali sostenuti perché lo può fare, solo al 6 però. Perché? Fatto scuro, perché non è di Nargol, quindi non si attiva corpo a corpo. E abbiamo 3-6. Un altro assegno. Forza 14, immagino i feriti al 3. Sì.
sono totale di 6 ferite, meno 3, danno di 6 più 1. 3 al 5, cioè 6 al 5. Sì. Mi salvo 3. Onesto. Sono 7 più 6 più 2. Vediamo se 15. Esplodo. No. No. Al 2 più il tank commander spara. Giusto. Spara. Domanda. Tu sei ingaggiato in corpo a corpo. E non è la tua fase di tiro. Lui, lui spara come la shooting phase. Sì, ma quindi... è out of phase. Quindi Big Guns Never Tire non si attiva. Può spararmi i termici e i cosi. Può sparare? No, non può sparare un cavolo. Adesso leggiamo la sua regola speciale. Allora. No. Lui spara come sulla fase di cosa. Ma è come l'Overwatch alla fine. Adesso vediamo cosa c'è scritto. Perché sinceramente non ho idea. Abilities. Quando questo modello di strategy do not remove it from play, it can, after attack mode, shoot as if for your shooting phase. Sì. Quindi non spara. Può sparare come la sua shooting phase, ed essendo ingaggiato in corpo a corpo, perché lo fa subito dopo, non lo fa dopo che tu ti sei mosso via, esatto, al caso, non può sparare. Sì, giusto. Quindi non esplode. Right. Così, e lui può farsi mezzo pollicino e mettere giusto un piede sull'obiettivo. Stavo pensando che se lo fa dopo questa cosa qua avrebbe potuto, ma è subito tu scegli dopo, se rimanere attaccato o meno, sostanzialmente. Esatto. Ma siccome è subito dopo aver fatto gli attacchi, e sì, se lo faceva con un tank shock che non è in fase in melee, lui... ma sì, perché comunque arrivi nell'engage, lo fai nel momento in cui sei nel senza ingaggio, esatto, e deve fare un no disciplina. Pensavo adesso, avevo letto solamente rapidamente superata lui a 6. Okay. Tutto sì, sì, beh, sì, a parte i cultisti, tutto quanto ha... la volete in rapidità, non so se avevo un'eccezione alla regola. Sono funzionando bene in tirato. Esatto. L'altro Elbrut, vediamo cosa identica. Sull'altro Tech Commander, sto pensando di provare a salvarlo per 2 CP. Sì, dai un più 1 d'armatura? Meno 1 il danno. Meno 1 il danno, ok. Beh, quello è sicuramente fattibile. Abbiamo CP. Sono solo 2-6. Più, sì. Un altro, ah, un solo un altro uno colpito, e comunque 3 tiri per ferire. Controllo lo stratagemma che sia anche sul... sono altre 2 ferite, quindi sarebbero 4 salvezze in generale. 4 salvezze. Allora, Armored Might. No, ecco, vedi? Solo shooting phase, come l'ho detto. Ok. Speravo che fosse anche... il corpo a corpo, invece no. Gole. Quindi è solo nella fase di shooting. Sì. Allora, al 5 abbiamo detto? Sì. Non ne salvo neanche uno. Questo è pesante. Sì. Vale la pena ritirarne uno? 3, 6 più 3. Invece sì, di 4, 6 più 4. No, non vale la pena. No, no, quello è ancora in tonso. Per ora. No, no, tira. Sono 7, 13, 15 ferite. Beh, in realtà di poco. E vediamo se esplode. Sarebbe esploso con questo dado. 7, 10, 13, 15 ferite. Sì. Ok, non ho sbagliato i conti. Anche l'altro tank commander. Visto che quell'obiettivo ce l'ho, ti dirò che mi appiccico a lui. Avevo appoggiato l'altro tank commander. Devo dire la verità, in questo canto di cigni mi sta uscendo meglio del previsto. Sono quasi impressionato. Mm-hmm. Disciplina sua. Superata. Sattissima. Allegramente. Quindi, i legionari sul tuo chimera. Andiamo con i magli per primi. Mm-hmm. Che, ovviamente patto scuro. 3 non colpiscono. Dovrei essere entro 6 dal... Sì. Avendolo mosso, sì. Tutto dal top 5. Quindi sono altri 3 per ferire, che non fanno niente, però sono i... 2 letali. 2 letali. Meno? Meno 2, danno 2. Muore. Sì, vedi se esplode. No. Per un momento ho avuto paura. Fai i tiri per le persone dentro. Quindi sono... Anzi, prima devi sbarcare. Sì, in realtà potrei dopo... scegliere direttamente di fare un desperate e prendere mortali al 1-2, ma vediamo. Io devo stare a un pollice da te. Sì. E posso arrivare a 3. I misurini per mettere bene i modelli sarebbero comodi. Ma proprio no. Ma va via con quella roba orribile.
il nostro giocatore da guardia o dei misurini fisici per misurare un pollice, capisci il metro? Non sono un giocatore vero della guardia, evidentemente. Il nostro puffo. Esatto. Ok, quindi io posso fare 2, 4. Due, quattro, sei, otto. Un elicottero o un treno? No, gli alieni vengono ad attaccarci. Faremo un desperate escape. Ok, sbarco d'emergenza. 10 dadi, 1, 2 sono degli andati. 10. 4? 4. Ok. Quindi sono i 6 che mi servono. Quindi a questo punto a 6 dal veicolo, che vuol dire tutto dall'altra parte. 2, 4, 6. Ok. Siamo sopra il 50%, ma siamo bacchi scioccati. In questo momento sì. In realtà quello che succederà dopo è che tu mi farai i tuoi attacchi, perché io consoliderò su quelle guardie. Va bene, questo lo puoi fare. Questo lo posso fare, è mia prerogativa. Tac. Peccato non poter attaccare di nuovo. Vi ricordiamo che la polizia con la guardia per prima, quindi il prossimo batter, il prossimo turno giocatore. Lui è il terzo turno del gioco. E quindi il mio battershock andrà via immediatamente. Esatto. Sì. Quindi però, l'obiettivo non te lo tolgo, però. Cioè, ho fatto l'obiettivo e non vi ho fatto shock. No, va via prima, all'inizio della command phase. Fino alla tua command phase successiva. Quindi è l'obiettivo, loro. Sì. Esattamente come dicevamo che quando io ti sparo con le artiglierie e ti dico fai un test battleshock, non serve a niente. Inutile, e fammi ancora questi attacchi qua che poi io ti faccio gli attacchi delle guardie. Solo in... Per non avere strategemi difensivi nella fase di corpo a corpo. O no. In... 6 colpi di maglio sul chimera. Chimera, okay. No, sto pensando... Sì, perché sono... Sì, no, sul chimera stavo pensando. Mi sono due sostenuti. Sei al... Qui non hai il doppio, però, Non ho il doppio, ho solo sostenuti, infatti. Okay. Quindi sono così per ferire. Perché loro sono... Essendo di slanesh, il sostenuto le fanno 5 mischie. Sì. Non erano letali, se devo fare solo la disciplina per quelli là in fondo. Superata. Benissimo. Risco il 5. 3. Meno 2 danno 2. 3 al 5. Passate. Ok. Questo chimera ha detto no. Questo chimera ha detto no. Poi sono 4 attacchi di spada potenziata, di spada catena sul chimera, che non colpisce neanche uno. E 4 attacchi sul Dorn, perché devo. Vanno 3, perché sì. Genera. E ferisco il 6. No. Fatto scuro. Assolutamente sì. Superato il peso. Questi sono mi rispondo dall'altra parte. Assolutamente. Con 3 attacchi a segno al 5, 1 armatura. Ah, e quello ferito muore. E il sergente che mette a segno un colpo al 4. Niente. Revenge. Però poi ci vengo a secondare perché gli è stato scioccato. Lui fa comunque la secondaria perché io sono battuto scioccato in questo momento. Sì, questo sì. Sì, scusa, con questo l'avevo. Ah, dai, questo è comunque. Questo l'avevo dato per scontato, però finito non era scontato. Diciamo così per completezza. Ma mi stai dicendo che ho fatto anche per sbaglio anche nel front? Non ne sono sicurissimo, ma penso uno, di sì. 1, 2, 3. Sì. Quello sì. No, nel senso, non sapevo se questo era interamente fuori dai 3, ma sì, perché il centro. Il centro è qua. Sì, assolutamente sì. Abbondantemente. Ma io continuo a dire. Più cool che giudizio. Ma io continuo a dire che aveva le carte per fare le cose, ma. Vabbè. Allora, diciamo che. Io faccio 3 di secondaria. Vabbè, sono primaria. Adesso secondaria, magari. Secondaria. 3 punti. E 5 di attempting target. Bene. Questo è imprevisto. Tra l'altro, ti faccio notare che in qualsiasi obiettivo che ti sceglievo l'avresti preso. Tu fai 10 di secondaria. Sì. Io faccio 3 di secondaria. Sì, perché Defend Stronghold. Chiudo Defend Stronghold alla fine del mio turno. E adesso faccio 10 di primaria. Sì. Prendo 2 CP, vado a 4. 4, perché non mi ero segnato
un CP? Hai atleti secondari. No, perché non li avevo usato poi i CP, non avevo usato CP adesso. No, no, perché io sul Dorn, ma non posso usare infatti cosa fare. Esatto, quindi sono a 5. Sì, 4. Sì, 5 perché lui guadagna 2 nella sua fase di comando. E smoke? No, non ho usato niente sto tiro. No, in questa nella mia fase di tiro no, perché ho forse usato. Sì, avevi usato un reroll, mi pare. L'avevo usato prima. No, su ho fatto l'Overwatch, scusate. No, fatto l'Overwatch. Così, sembra averlo già tolto, ma no. Vabbè. Okay. Allora, andiamo con ordine. Vabbè, andiamoci. Questo per tenere traccia delle cose, quindi tu hai fatto attempt in target, hai fatto engage on all front per 3, e io ho 4 CP, tu ne hai la bellezza di 1. Uno prendo a round, 2 prendo a round e 2 li uso perché è bene o male. Tu, un attimo, aspetta. No, sta facendo un po' di... Perché ho una schermata che continua a schermo. Perché io sto un attimino facendo un po' di ordine. Sta facendo amministrazione. Per tenere engage nel front. Ah sì, scusa, fine turno tuo, Callida, via. Behind enemy lines e engage on all fronts. Sarebbe stato buffo. Buffo? Allora, behind enemy lines e engage on all fronts. Quindi la Callida potrebbe servirmi. Cioè, beh, ti può far... Ma non so se riesco a posizionarli in maniera furba. Furba? Non credo, perché da qualche parte ti vedo sempre. No, vabbè, vedermi non mi interessa. 9 qua non ci sta. No. Quindi 9 qua arriverebbe qua. Che... Sì, sì, sei dentro. Sono dentro, quindi... Potrebbe arrivare qua e fiammare al limite questi. Potrebbe. Così anche loro possono fare qualcosa. Allora, due granate possono arrivare negli occhi. Questo va via. Sì. Quindi io per l'appunto ho uno e due obiettivi. Sì. Ordini. Beh, non dobbiamo più dare gli ordini dei te comando. Allora, certo. Questo arriva, questo arriva. Quindi noi daremo... La fanteria si dà l'ordine da solo. Sì. I due Rogaldorn avranno più uno a colpire e una delle due artiglierie. Benissimo. Che sarà... Leggi. O no, o l'altra. Sarà l'altra. Sarà l'altra, sarà questa che è il primo a colpire. Va bene? Perché questa probabilmente si muoverà. Lei faccia le sue cose. Allora, io non posso sparare col blast in corpo a corpo, non posso sparare fuori dal blast. Cioè, puoi sparare fuori dal corpo a corpo con blast. Tipo là. Un altro motivo per cui mi sarebbe stato comodo. Tipo là, tipo qua. Allora. Questo caracolla avanti e la poco ci posso fare in maniera da vederti completamente e dirti shakaboom. Sarebbe buffo se fosse l'Elbrut dei Divoratori di Mondi in qualche modo riuscisse a sopravvivere, così ti verrebbe a picchiare direttamente. Presto. Su. Qui faremo un fallback. Non sopravvivrebbe in ogni caso. Qui facciamo un fallback. Posso passare, sì, in mezzo a questo momento. Quindi, sì, sì. Semplicemente facciamo un fallback. Così. Fai un Overwatch con se vuole. Ma solo tre colpi recono pesante. Avessi fosse stato quello dei Divoratori di Mondi con doppio lanciafiamme pesante, beh sì. Beh, sì. Purtroppo. Non è questo il caso. Quindi quanti attacchi fanno in totale? 3 o 4 a testa. Forza 7 meno... Meno 1 danno 2 danni. Sono praticamente colpi del vecchio cannone automatico. Poi per l'appunto questo... Questo manticore si muoverà... Così non tirerà diretto, quindi non ha bisogno del più uno a colpire, e tutto il resto sta fermo. La sta fermo. Questo chimera ha bisogno di fare fallback? No, e no, basta così.
Allora, in questo momento io avrei questo quadrante, sì, questo anche, questo anche, sì. E quindi ci manca la Callida per il quarto quadrante. Che potrebbe se no provare a venire qua. Ho 22 meno 3, sono 18 però. Quindi no, 19 sì, scusate. Se ti metti dietro la statua sei tranquillo. No, lei deve stare così. Quindi non sta dietro la statua. Quello è dietro la statua. Sì, non è il dietro che pensavo io. È dentro 9 da te, quindi no, non ce la fa a prendere qua il quadrante. Che fa? Che fa? È ancora spazio. Ah no, fai il quadrante, scusa. Quindi hai... Dice cosa? La schermata della regia... Ah, devi stare più di 3, scusa. Pardon. Sì, infatti guardo behind ma non engage. Sì, sì. Questo dubbio tuo. La regia guarda cosa. Quindi lei si metterà qua. Sarei quasi tentato. Se, non, se avessi più, ancora un punto comando in più, farei qua un Overwatch con l'Elbrook. No, ma ne uno solo mi serve per altre cose. Entro 12, sì. Però l'alternativa è metterla. No, qui è oltre. No, non ho alternative. Quindi lei per fare il quadrante si mette là. Ha comunque un invulnerabile al 4. Sì, ma tranquillo, ma se avessi ancora un punto comando, ne ho uno solo e mi serve per altre cose. Quindi. Cosa segrete? Assolutamente. Allora, fine della mia fase di movimento. E fase di tiro. Vada. Quindi, iniziamo con il Chimera che scarica sui legionari. Si diverte. Lanciafiamme pesante. Due. Due colpi. Al 3 sto giro. Uno. Un'armatura. Almeno uno. Superata. Superata. Un heavy bolter? No. No. Beh, no, un plasma sembra... surriscaldato. Ok. Un letale? Sì. Letale. Sì, quindi salva 5. Morto. Surriscaldamento? Fatto. Un termico? No. No. E 2, 4, 6, 8, 10, 12 colpi. Non ci sono letali. La giusta media. Per bilanciare i tiri di prima, giusto un po', al 5, 2, sì. Al 3, vai. E muore. Potrei anche togliere un maglio se non mi ah, non ti ho fatto gli attacchi con i carri, scusa. Non mi hai fatto gli attacchi con i carri, fai con i carri. Ho fatto gli attacchi con i carri anche. Ci siamo dimenticati questo, ma purtroppo non è un'opzione saltarli, quindi bisogna farli. Allora, vai tu a ricordarti i carri cosa fanno. Il Doran dovrebbe fare sia attacchi forzato che il piccolo Chimera. 4. Sì. Chimera, tre attacchi al 4. Vanno tutti e tre. Il mostro. Corta 6. Sì. Al 3, 2, AP 0. Tanto io le armature siamo un concetto estraneo. E il Doran ha 6 attacchi. Sì. Al 4. Al 2. Al 3. Forza 7. Forza 7? Ah, 8 e sì. Il Beyblade, scusa. Forza 7. Ad ogni modo, mi rimane un soltanto... Uno ferito? Sì, sul Dorn. Quindi il Chimera in questo momento è libero. Però dopo la sua fase di tiro. Sì. Ok. Io e le armature siamo un concetto strano. Ok. Allora, il Dorn sparerà due multimelta, cioè due melta al 4 sul fantaccino. Sì. Il blast, i due blast sugli Avok. Gli Avok. L'autocannon, del brutto non te lo vedo. Due blast sugli Avok, i due multimelta sul Rhino, va bene, e anche l'auto che non sul fantaccino, iniziamo dal fantaccino. Ok, due colpi di melta, uno va uno a segno, al 2 ed è morto, ed è morto, e l'auto che non lo buttiamo via. Poi quattro colpi di melta. Certo, potevi non stare proprio davanti al portellone del... A questo punto conto ancora ingaggiato?
Sì, perché tutto in simultanea, no? Esatto. Sul Rhino vanno 2 al 4. 4. Tirami danni perché non posso salvarlo. 3. Perché sei in coda. Mi cambia qualcosa? Pensando se mi cambia qualcosa tirarti e ritirarti il danno. Ma ho un sacco di CP, quindi CP ritiro il danno comunque. Distruggerlo non puoi distruggerlo, 3. Però. Più 2, 5. Ma ci portiamo avanti. Esatto. E dicevamo... Blast sui... I due blast sugli Avok. Sì. Quindi di 6 più 3, più 6 1. Più 4. Sì, di 6 più 3. Sono era 9. Per dire l'arma. Un letale neanche a pagarlo. Hop, 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 hop. Ferisce 2. Al 2. Sono 4. Meno 1 totale di AP. 3 morti. Sì, perché le armature... Quando salvo... Pulverizer. Quando salvo specificatamente al 4, non so per quale motivo, ma è sempre uno schifo. Mette un letale e sì, in realtà più alto uno è a segno dentro, però. Al... No, Avok, quindi abbiamo venuto al 3. Sì. 2, almeno 2 totale. Ne rimase ancora uno. Ne rimase ma ancora ti dico, uno. Più è alto... Cioè, più è basso il tiro che devo fare per salvare, meno ne faccio. Non so per quale motivo. Manticore diretto sull'Elblut. Se qua ti spendo il punto comando per negarti il bersaglio. E allora andrà diretto su... Legionari. I legionari. Me li vedi diretti sui legionari? Mi sa di no. Penso di sì, ma prendiamo il laserino. A me sembra di sì, però prendiamo il laserino. Cosa c'è? Cosa notti di strano? Che è il contrario. Esatto. Ma succede sempre. Qui, vedi se arriva qua. Sì. No, è pelo, no. Ma sì. Adesso no, guarda. No, ci arrivo. Risolviamo i problemi di linea. Allora, abbiamo un Heavy Bolter. Vada. 3 colpi a segno. Occhio che qua non hai il più uno per colpire. No. L'avevi dato quello. Ah, scusa. Non ferisce niente. Hunter Killer. Manca di 6 più 2? No, di 6 più 1 e basta perché sì. C'hai 6 più 1, 2 colpi. Perché è morto giusto 1. 1 assegna al 2. Meno 2? Meno 2. Muore 1. Detona malamente. 2 mortaretti piccolini là. Sì. 7 colpi. Ok. Qua è più uno perché ti sei dato l'ordine. Sì. E ho anche i letali. E ho anche i letali. E gli altri al 3. E gli altri al 3. Totali 5. E 5 da devo in mano. Uno e mezzo muore. Uno e mezzo muore. Quindi devo togliere un maglio perché mi ho schierato malamente. Quindi uno resta ferito. Dorno sull'altro Elblut. Non posso fare assolutamente nulla. 6 colpi di melta vari in corsa. Sì. Al 3. Guarda, sta sparando come sparano i Predator. Che non ferisce. Non ferisce. L'autocannon al 2. Sì. Al 5. No, al 4, scusa. 1. Una ferita al 3. Salvo. Pulverizer. 4 colpi. Al 3, al 4, 4. Quello imbilico? No. E il coso grosso? 9 colpi. 9 colpi. Ok, qua ragioniamo. Ah, l'imbarazzo della guardia. No, oh, dai. È perché volevo... Devi sparare con questo e basta. Al 3? Decisamente sì. E al 4? 7? Sì. E invece 6 danni. Quindi rimane con 3 ferite. E invece 6 danni. Ci spareremo con la Callida. Se può fare qualcosa, non mi ricordo. Sì, non hai l'anti-infantry, ma dovresti ferire 6. Di 6 colpi, forza 5 meno 2. 5 meno 2, allora ferisce 5. Di 6 colpi. 6.
Questo tra l'altro è... Torrent. Torrent, sì. Sì. Quindi al 5 abbiamo detto. Sì. Una. Almeno uno abbiamo detto. Meno due. Meno due. Che la salvo. La salva. Perché lei... No. Perché lei è forte. Ci abbiamo provato. Quindi abbiamo ancora un manticore. Sì. Puoi sparare o sul brutto offeso, o sul rhino, o su quel lato solitario, o sui legionari, o sul rhino, o sui cultisti. Abbiamo un sacco di opzioni, ma nessuna che mi piace veramente. Ma io cosa dovevo fare? Quello che dovevo fare in realtà l'ho già fatto. La partita hai vinto, cioè. Non ho i pezzi per recuperare i punti. Peccato perché così. No, stavo pensando comunque al mio obiettivo. Il mio obiettivo l'ho fatto. Sì. E quello che devo fare io adesso è togliere il caso punti. Per toglierti punti mi conviene spaccarti il rhino, perché è l'unica cosa su quell'obiettivo. Sì. Giusto? Perché questo obiettivo ce l'ho io, perché io ho C5 o C4. Io ho C3 se mi va bene. E quello è già mio. Non puoi fare niente entro la tua fase di... Entro la mia fase di comando sicuramente no. E quindi l'unica cosa che posso provare a fare è sparare a quel rhino. Vai, ne sei più uno. Due colpi. Un letale. E basta. E basta, non posso fare ritiri. E meno uno perché sì. Io ho copertura. No, prendo comunque tre danni e scendo due feriti. Il reroll l'ho già usato, quindi basta. Quindi, assalteremo col chimera il rhino. Sì. Tank shock, va bene. Quindi abbiamo detto che a 6 2 CP. No, è sano il chimera. Non era l'altro. E al 5 una. Cinque la melo a morte. Ci proveremo lo stesso. Non carica. Ah, ecco. Vindicator di domenica. Bulgrin. Questo è il mio vindicator di domenica. Bulgrin sul. Sull'Elbrut, vai. Sull'Elbrut. Decisamente sì. La domenica io e il Baffo abbiamo giocato una partita in cui il suo vindicator è stato a un turno intero di Focotau con una ferita rimasta. E non riuscivo a fare di quella ferita rimanente. Tutto gli ho sparato. Il lavandino ho tirato. Ed è stato bello. Peccato che non si serve. No, quella partita è servita a qualcosa. Così. Partita terminata 85 a 84, giusto? Sì. Altri assalti che potrei fare non mi servirebbero assolutamente a niente. A parte farti prendere martellate. Esatto. Potrei assaltare quella caldida. Potresti. E tu non hai CP per interrompere, quindi iniziamo con il chimera che prova a cingolarti a morte. Va bene. Sarebbe molto molto triste, sappilo. 3 attacchi al 4! No. Vabbè. Bulgrin sull'Elbrut. E qua fa male. Non penso di avere nessuno stratagemma che posso usare. Se non lo sai tu, non ti so aiutare. E quindi... Op. Penso vai, X-Spire con Sola al massimo. Gli ordini mi servivano per altro, che speravo sparasse meglio, ma... Allora, dicevamo, Bulgrin Maul, 4 attacchi a testa. Sono 24 attacchi. 2. 3. 4. 5. Al 3 via gli 1 e i 2 e quindi al 5 meno 1 2 danni, quindi poi tu salverai al 3 1 2 3 4 e 5. Prego. Passo 2, mi rimane a 4 ferite. Rimane a 3 ferite. Ha preso 6 danni, poi io non so quanto ne ha. 9 a... 9 mi sembra. No, 8 ferite, 8. Resistenza 9, scusami. Ogni volta confondo le due, quindi ne è ancora 2. Ne è ancora 2. E mi puoi rispondere da tutte e due le parti. Facciamo rhino perché è più buffo. Colpisco il 5 perché sono vagamente danneggiato. Vagamente. 2 però. Segno. Ferisco al 5. 2 ferite. No.
L'Elbrut invece farà patti scuri perché ce ne andremo con stile. Mm-hmm. Colpisco a 4, sì, perché lui non degrada. No. Un 6 ce lo mettiamo dentro, quindi è una ferita più 3 tiri per ferire. Resistenza? Meno di 6. 8. Su. Meno di 8, quindi sono... Oh cielo. 2. E riesco a mettere dentro una sola. Quindi 2 in totale? Sì. Immunerabile al 4. Perché lui si chiama letale shield. Comunque, sì, perché c'è. Sì, sì, sì. Vulnerabile al 4. 1 no. Meno 1 al danno. Un danno. Un danno. Loro ne disciplina. Hanno 3 a testa, quindi ancora 2. Superata la disciplina, cioè stava per riuscire un 5 che mi avrebbe reso molto triste. Allora, fine del mio turno. Sì. Faccio engage on the front per 5. 5, sì. E behind enemy lines per 5. Hai un'unità nella mia zona di scambio. Scusa, per... 2. O 3. 1 extra, 3. 3, ok. 5 e 3. Per questo uso l'app per seguire i punti, perché... Allora... Quindi, turno mio. Mario? Primaria, devo fare un battleshock prima con il Rhino, che tra le varie cose nella mia fase di comando sale a 2 ferite. E io ti dirò che questo punto comando lo spenderò subito per... Ah, io prendo un punto comando, vado a 3. Io curerò di 3 ferite un Elbrut, ma non so quale. Quindi pari, curo lui, dispari, curo lui. Dispari. Quello circondato sale a 5. Ah, 3 fisse? 3 fisse, sì. Ok. Quindi fai il Battleshock per... Devo fare il Battleshock per il Rhino, al 6, superato, quindi quell'obiettivo è mio e prendo 10 punti. Sì, per i Legionari, superato. Per l'Avok. C'è ancora un Avok? C'è un Avok, sì, c'è ancora un Avok dietro, è vero. 11, superato, no, è Rhino. Per l'Elbrut. E... superato. A posto. Superato tutti i miei Battleshock. Ok, dimmi solo cosa pensi. Secure No Man's Land e capture enemy outpost, che non posso fare in nessuna maniera, non complete almeno, a meno ancora che ancora questa storia. Beh, dovrebbero succedere svariati miracoli per poterlo fare. Siamo a fine turno 3, no? Sì. Faremo. Cosa fai, Mischia e la Kalidus? Farà un... C'è attacchi sempre benefici. Penso una cosa del genere. Vabbè. I cultisti saranno ad altro? No. E allora? Forse sì, non so. Dipende che missione peschi dopo. Lei fa 5 attacchi al 2+, 5, meno 4, 2 danni, letalizz precision. Ora effettivamente c'è ancora un Rhino con un po' di optional qui, che potrebbe provare a darle fastidio. Là io non riesco a disingaggiare in nessuna maniera senza fare cose buffe. Ho un Avok che... Tala. Tra un pidino sull'obiettivo, tanto per... Rhino ingaggiato, non può muoversi. Sì. Fare fallback. Sì, ma non mi interessa fare fallback. Tanto di scappo. Vedo qualcosa di guardia là in mezzo a quella bolgia. Sì, no, c'è un po' di spazio tra le varie. Sì, beh, per vedere, sì. Quindi. Direi che passiamo alla fase di tiro. Prego. Due colpi di pistola sulle guardie, perché a questo punto hanno senso. Due colpi a segno. Una ferita. Blackjack, che tu una volta non potevi farlo. Tra l'altro, scusa un attimo, quello è sticcato. Sì, perché nella tua fase di comando ero tu. In questo momento, però. Me lo segno e poi... Buttaci questo. Con un segnalino che sia diverso da quello che usi tu, appunto. Lo giri. Sì, il tuo è verde e questo è blu. L'Elbrut è un veicolo, quindi può sparare alle guardie fuori dal corpo a corpo, meno uno per colpire. Prego. Uno segno. Ferisco al 3. Binato, ma non serve. Meno uno. Sono in cover. Passato. Cover da... Ah no, scusa, sono stupidissime guardie normali. No, stavo pensando agli infantry. Le infantry sono. Mi vedi tutti, quindi me ne ammazzo uno.
normale? Sì, spero di no. Spero di sì. Che confusione, questi data slay tutti uguali di guardia. L'Elbrot va sulla Kalidos. Ok. Hai sparato tu, posso spararti io. Hai stealth. Sì. Quindi comunque ti clicco a 4. Vanno dentro 3. Vanno dentro 4. Vanno dentro 4, è vero, perché sono sostenuti di base. Al 3. Binato, tra l'altro. 4 ferite. Arrogante. Un po'. Danno 2. Esplode. Ha risolto il problema. Povera Kalidos. Un Elbrot con 3 colpi si gira e dice... Ok. Sai cos'è? Lei ha sparato lui? Lui si, lui si è girato. Ah sì? Ah sì? Gli stavi leggermente sulle scatole. Vabbè. Ah, giusto. Ha fatto i suoi punti. Sì sì, ha fatto i suoi punti, quindi sicuramente non mi mancherà, ecco. L'Avok... Non ha neanche beccato di stratagemma. No, non c'era... Non ho niente da fare. Non ha neanche fatto un roll. Praticamente no. Sì, forse sì. Forse uno. Uno, una carica, se ho ricordato. Stavamo aspettando qualcosa di... 3 colpi di... Ma l'ho usato dello profano una volta. Non ho servito assolutamente a niente. 3 colpi di requiem pesante sulle tue... Dall'Avok, sui tuoi cosi. Mette dentro... Sui cosi chi? Sui guardiani, sulle guardie. Ah, sulle guardie, ok. Sì, sì. Non sugli cosi, non sugli Elbrot. Vabbè, non ce la farò mai. 2 colpi a segno, una ferita sola. Adesso sì, con la cover. Adesso ma sì, non serve proprio a niente. Adesso hai la cover. Oh no! No, me l'hai blastato con il termico in corso. Ma io ho finito di sparare. Cariche. Cariche. Legionari sulle tue, sui tuoi cadiani. Poveri cadiani. 9 pollici. Penso che me li puoi semplicemente mettere lì. Locce. Esatto. Dopodiché noi faremo Elbrot, vuoi fare un Overwatch? Sì. Penso proprio di sì. Ti hai visto carrettata di colpi, te prego. 6 colpi di termico. 2-6. Non contano come letali. Al 5, niente. Perché non contano come letali? Perché devi essere remain stationary, che non puoi fare nella fase dell'avversario. No, ok, ci sta. 2 colpi di auto cannon. Niente. No. Vai col pulverizer. Pulverizer di 6 colpi. 3. No. No. Il grosso coso sopra. 5. 2. Ferisce il 3. E salva il 4. E salva il 4. E salva il 4. La carica è di... 9. Non mi interessa andare troppo lontano. Ci abbiamo provato. Anche qua. Ci abbiamo provato anche bene, ma io ho detto. Quel CP faceva comodo per il Tank Shock. Però... è sano, eh. Cioè... È appunto per questo. Non so se il. Cioè, erano... o van bene tutti i colpi di maglia. Il Tank Shock. È sicuramente. Ah, no, beh, sì, comunque tira 14. Sì. 16 dadi. Sì, come non detto, sì, valeva la pena. Ma però... questo o quello? No, questo o quello, vabbè. No, ma sono contento di averlo curato, perché così forse dura un turno in più e forse riesce a liberarsi dai bulgari. Basta tirare meglio di prima. Prego. E inizio qua. Vai. Io ne ho 2, sì, posso interrompere, wow. Inizio qua. Sì. Patto scuro, quindi al 6 facciamo le tali sostenute. Ma ha scaricato tutta l'aggressività prima, perché ne mette dentro Urfan. Ok. Che ferisce al 3. Sì. E non ferisce. Non ferisce. Io sto pensando se interromperti con le guardie. Ma è un modello, me lo togli, hai ferito. Ho 2 mi serve? Io ho 2 obiettivi, no, non mi serve niente. Quindi, però, ho 2 CP, li userò e ti interrompo con i bulgrin. Sì, vai. 1, 2. Che non mi è ben chiaro perché, perché attaccherebbero per primi lo stesso. 5. No, non... Ah sì, perché è il mio turno, scusa, non ci siamo mossi. No, allora semplicemente ti interromperò con le guardie. E vediamo se riesco a salvare quelle guardie. Allora. Sergente. 2 attacchi a segno. Al 4. 1 al meno 1. Posto? No. E 3 attacchi. 1 a segno. Non va. Prego. 3 colpi di maglio. CP dopo non ci servono. 2 attacchi a segno, nessun critico. Devo fare il patto scuro per lui, sì. Scusa. A posto. Quindi erano 2 attacchi a segno di maglio, quindi ferisco al 2. Sono 2 colpi meno 2. Danno 2.
Due colpi almeno due, che vuol dire due morte. Quattro attacchi di spada potenziata. Spada potenziata. Spada catena. Faccio allora, scusa, loro hanno il Vox. Al 5 più recupero un CP. Ma ne hai già preso uno extra con Leontos, quindi non puoi prenderne altri. Vero. Altra vera cosa è quella... Non l'hanno sistemato. No, c'è la regola sui commentari che ho beccato a caso cercando altro. Sì. Hai una salvezza di meno uno sulle guardie. Che specifica... Ah, sei. Fatto. Fosse morto avrei preso l'obiettivo lo stesso, ma invece no. Vabbè. Fai i suoi attacchi. Comunque la regola... E la discussione che avevamo se l'abilità di inizio fase comando conta o meno, sì. Nel commento era specificato che si conta. Che si conta, conta come nella punto extra e quindi non puoi prenderne altri okay. Dopo. Ok, allora, se hanno specificato, sì, sì. Evidentemente è voluto. Il che mi fa strano perché ci sono tantissimi equip al 5 che diventano inutili se hai il PG giusto. Quindi... Dicevamo al 5, corretto. Io mi chiede quando un po' meglio di prima. O se non lo giochi, però... O se non lo giochi. 2, 4, 6, 8, 10 al... abbiamo detto meno 1. Non è un po' meglio di prima. Questo è tipo... La furia di Korn li ha presi. E se li si è portato via. E ovviamente, se lo portano via. E io al 3, voglio solo far notare che su 10 che salvezza il 3 ne ho passate 4. E però hai salvato tutto il resto, quindi... Bilancia. Hai ammazzato l'unica donna sul campo. Corretto. Sono quasi abbastanza furiosi da farlo esplodere. I Bulgrim poi, tra l'altro. Era gentile con noi. Ok. E la Calidus. La Calidus. Ah, quindi io posso arrivarti direttamente in corpo a corpo, che non servirebbe assolutamente una ceppa, ma posso consolidare sull'obiettivo. Mi serve consolidare sull'obiettivo? Esatto. Io faccio comunque 10 punti. Questo è mio. Sì. E quello è mio, questo è mio, faccio comunque 10 punti, quindi intanto li lascio là e poi decido dove andare. Vabbè. A meno che non mi cambi qualcosa per le tue secondarie. Tu cosa avevi detto che hai preso? Scusa? Secure the Land, capture enemy outpost, che una non la posso fare e l'altra non la posso fare. Perché secure vuol dire rubarmi un obiettivo, no? No, secure no. Vuol dire avere due obiettivi nella terra di nessuno. In questo momento ne controllo uno, mi farebbe 3 punti. Ah, ok. Però se io mi sposto con loro sull'obiettivo e te lo prendo... Ma tu non devi dare la priorità alle unità in mischia, quindi se devi, se hai, se, se puoi arrivo... raggiungere in distanza di ingaggio devi andare. Sì, è vero. L'obiettivo è la cosa secondaria. Esatto. E io sono entro 4, quindi muovendo di 3 arriverei in engage, quindi no, devo lasciarli fermi e devo farti fare dei punti. Due punti! E fine turno, quindi direi. Non ho la Calida da riportare su. Decisamente no. E quindi... Capture in autos la scarto per un punto comando che non mi servirà a niente. Tu fai... Due punti per quello e scarti capture. Hop. Turno mio. Due punti comando per me. Tu sei anche a 2. Sì. Prendo i miei 10 punti. Mm-hmm. E siamo al quarto turno. Due secondarie. Storm Hostile. Capture enemy outpost. Capture... Quella è difficile arrivare poi a farla. Dal cipino e cambiarla. Sì, sì, lo so, stavo valutando se ma in qualche maniera riuscivo a farmi strada con un chimera o con la fanteria sbarcando. Con la fanteria sbarcando potrebbe... Perché essere... tecnicamente lui non ha niente sull'obiettivo. Questo è perfetto. Fuori e questo è fuori, quindi a me basta arrivare con un modello. E... Però io ho 9 pollici sostanzialmente. Date gli ordini solo prima che te ne dimentichi. Sì, sto pensando... svariate cose, ma tanto loro no, dentro il veicolo non posso comunque dargli l'ordine, no, e quindi avrei bisogno di, di un avanzamento di 5. Allora ti direi che quasi quasi ti conviene piuttosto scartarle e pescare un'altra. No, puoi anche fare una cosa, sbarchi, perché il chimera è fermo, sbarchi, muovi, carichi. Perché hai due dadi, sì, invece posso caricare attorno al rhino. Hai due dadi invece di uno per fare il movimento che ti serve. Se è carico di abbastanza. Due dadi invece di uno per farlo. Sì, se no sì, ho anche i CP per cambiare obiettivo. Ma faremo questo, dai. Così poi facciamo giocare anche i cultisti. Non penso. E quindi non cambiamo obiettivi. Storm
Stormo Style, style muovendo a me basta tre bullgrin sull'obiettivo. Prenderti quello là centrale. In realtà facendo quello faccio entrambe le cose. Tra l'altro. Visto che conta come tuo. Sì. E quindi possiamo passare agli ordini. La squadra comando sta a se stessa l'ordine. Solito, più uno colpire. Potrei dare il più uno agli Ogrin con Solar. Se no, allora... 24 non arriva all'altro Rogal, quindi più uno a colpire, più uno a colpire, più uno a colpire. Sì. E abbiamo finito gli ordini. Sì. E... Battleshock. Le due guardie passano. Devo fare solo una cosa, mi sono dimenticato. Test di disciplina per i legionari superato. Non serve, non serve, non serve. Altri Battleshock non teniamo. Benissimo. Quindi... Abbiamo detto che ne abbiamo pescato Storm e Capture e faremo come suggerito con la carica, anche se potrebbe metterci... Che per player, poi il giocatore caotico suggerisce che l'avversario come vincere così. Ancora meglio la partita. Vabbè, era un'opzione, semplicemente... Così. Mi piace parlare. Qui ci faccio un... Così. Sì, sei più di uno, quindi puoi stare. Così. E questo sarà dentro. Sì. Così. Bene. A questo punto il chimera... Se vuole può disingaggiare. Se no cosa può fare? Impedire al Doron di sparare con le armi con i cannoni principali, per esempio. Chi me la farà così? Non che serva molto, visto che questi tipo... faranno così. I bullgrin si allungano facendo così e così per scegliere il caso da che parte caricare. Sì, cioè dovrei, però sarebbe uguale, penso, conoscendomi. Qui sei fermo, hai semi ferisci, rompiscatole di un coso, non c'è altro da dire. Il Dorn cosa fa? Avanza per tirare bestemmie e quindi inizieremo la fase di tiro. Vai. Dicendo, primo manticore sui cultisti. E meno male che volevi farli giocare. 7 colpi. Il gioco è, quanti cultisti saltano? Ho fatto 5, più 1, di più base, 2. Di... Più 2, sì, scusa. Ok. Aspetta, secondo me che mi sei già sparato sopra? No, questi sono quelli... 3, 7, 10, a posto. Al 3, binato, cosa? Sì. Binato, sì, no? Ah, se vuole usare... No. Ah, questo era binato perché sei... Cosa. Quindi sono... 7 morti? 2, 4, 6, 7. Poi spariamo col secondo manticolo. Tira, fammi il numero di colpi. 5, più 1, 6. Sono meno di 5, no? Sì, sono meno di 5. Sono rimasti in 3. Ci hai appena sparato. 6 colpi. Al 3. Niente binaggi. Ne vanno 3. Al 2. Ne vanno 2. Un CP. Ritiro per ferire. E faccio uno di nuovo. Uno. Lascialo là. Sto povero Cristo con il lanciagranate che se lo tiene al petto mentre intorno sta esplodendo il mondo. I cadiani che sono avanzati sparano con il termico al rhino. Vai. Fallo scoppiare così non... No, mancano. Perché sa benissimo che se lo fai scoppiare non prendi l'obiettivo. Due mortai sui legionari. Vai. 12 colpi. 8, 10, 12. Serve che li cali. Mortaletti! 4 letali e 3 a segno, 3,
Sono 7 armature. Guarda come muore. No, uno. Muore quello finito, ferito. E cambia? Beh, uno alla pistola, uno alla spada e uno maglio, al maglio. Okay. Quello con la ferita era il maglio, era la spada. Ne avevo messo io un dado penso da vicino e basta, sai? No, no, ce l'ho messo io dopo. Ok. C'era prima, poi l'ho tolto e poi l'ho rimesso. Questo angolo ha sparato. Bene. Decisamente sì. Qui, le armi blast sul... Raio? No. Se le tira sui denti, le armi blast le spariamo in cielo e tutto il resto sul coso cattivo. Quindi tu hai due colpi di autocannon che non mi spaventano più di tanto e sei colpi di termico. Sì. Tu hai già un meno uno per colpire. Sì. Quindi cioè, darti... un meno uno nel senso sì, in corpo a corpo. Sì, 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 quindi darmi un altro meno uno con lo stratagemma in argo non serve una benamata. Che sarebbe comunque uguale. E soprattutto lui non dia. Quindi prego. Un colpo letale c'è, un colpo segno c'è. Ferisce il 4. 2 almeno 4. 2 salvezze 6. Non sono un giocatore Elder. Necro, perdono. Ha 3 ferite. Ah sì, se facevo sì, no, non mi ricordavo che aveva 3 ferite. Non esplode. No. Mi rimane il Dorn qua in centro che vede solo e unicamente il Rhino. Quel legionario! Maledetto! Allora, le due armi blast sul legionario e tutto il resto sul Rhino. I 6 colpi di melta sul Rhino. Un letale e 2 assegni. Al 4, no? Sul Rhino. Sì. 2 assegno, che vuol dire esploso. Cioè, distrutto. Non esplode. Le due armi blast sul legionario. In realtà, probabilmente solamente un'arma blast sul legionario. No, entrambi. Il pulverizer. Tira il cannone principale prima, scusa. Il pulverizer. Assegno al 2. No. Cannone principale. 7 colpi. 7 colpi. 4 assegno. 3 ferite. Uno della terra. Al 5, morto. Morto. Ha subito 6 danni. E tra l'altro devo fare ancora una salvezza. Penso di aver sparato con tutto. Sì. I Bulgrin assaltano l'Avok. Tira per adesso, lo raggiungi? Sì. E i Cadiani assaltano il Rhino. Si vola! E quindi sostanzialmente. Boh. Dagli il massimo di punti. E dopo il mio turno non serve farlo perché in campo ho un Rhino ingaggiato e un anzi. Boh, adesso insomma. Se vuoi peschiamo solo le carte e vediamo cosa succede. Che carte devo pescare? Non so, magari qualcosa che fa i punti comunque. Quindi proprio c'è Assassinate e lo prendo automatico sopra. Io? Tu, sì. Al primo round? Sì, in quel senso, sì. Allora, evitando i danni al Rhino che sono ridicoli... Ah sì, perché sì, tu hai il cultista e il Rhino, mi ero perso brillantemente. E quindi, sostanzialmente, io faccio Storm of Style. Io 84. Faccio il Control. Tu perdi lo Sticky... Nel tuo turno. Alla fine del tuo, in realtà. Alla fine del mio, in realtà. E fai 0 di primaria, se peschi 2 carte. A meno che non sia qualcosa. Non posso fare nulla. Abbattetelo e deplete le protoba. Non posso farle. Ah, sul... no. D'accordo. No, è rion tuo. Sì, è una granata sul Rhino. Io se vuoi. No, stavo pensando, deploy no, il Rhino non può far giri strani, stavo pensando per riprendere un punto o qualcosa. No, non può. Non posso fare niente. No. Non posso fare assolutamente niente. Turno dopo io massimizzo le primarie e pesco 2 carte, che sono Attempting Target, bella lì, vabbè, e Assassination, fatto. Bella lì la chiamata. Quindi sono 100 punti a 35 perché non posso fare nient'altro. Una cosa posso fare buffo volendo. Ci dica, solo vai. Farli buffo. Perché nel mio round effettivamente posso spendere un punto comando, disingaggiare con il Rhino.
Il punto comando per cos'è? Per spararti e caricarti. Ah, ok. E siccome comunque... E prenderesti... Il punto di comando per sparargli, caricarlo, fai attenzione. Esatto. In realtà comunque c'ho sopra il lavo, che è il combi bolt. Quello così non lo faccio. Io cosa posso fare in tutto questo? Buttarmi a terra? Buttarti a terra più o meno. Sì. Quindi mi butterò a terra e basta. Quindi abbiamo 6 colpi di Avok. Buttarmi a terra significa un invulnerabile 6 e cover. E copertura, sì. Ok, comunque tu vedi che sei 4. Considera anche il cultista. Ah, dovrò fare un battleshock magari lui. Bravo, bravo. Quindi cominciamo dal Rhino perché fa più cover. Ah, probabilmente ti faccio un po' di reazione sul cultista. Fallo. Visto che le piace spendere tempo a tirare dadi. 1 al 4. Fai intanto un'armatura, questi erano 5 laser. 2, 4, 5. Poi c'è il plasma, non surriscaldato, no. Il termico, sì. Al 2. Lì sotto il problema sciolto. Bene, fai l'avoc, io sono a terra. E guarda l'avoc che mette dentro 8 colpi. Basta il 3. Sono 6 ferite di avoc intanto, da salvare 4. Da salvare al... Ah sì, perché sono a terra, non ha al 4. Ne perdo 2. 4 colpi di combi bolter. Ne metto dentro 1. Ferito. Al 4 sempre, salvo. Non è con gli arma? No. Oh, okay. Non è presente sul modello. Quindi dopo ti carico. Sì. Di 6 pollici, quindi qui. Versi 2, tu quindi fai... Pianti proprio sul coso, così. Tank shock, vai. 3, 4, 5, scusa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono 1, 2, 3, 3 morti. 3 morti. Perché faccio mia... Devo fare disciplina per la fase di tiro, fallita, prende una mortale. In mischia farà di nuovo colpi sostenuti, perché divertiamoci, non mette dentro neanche un colpo. Quindi, turno mio dopo, lui salta per aria e quindi finisce, suppongo... Così come avevamo provato. Beh, ci abbiamo provato. Io ho segnato 30, ma va bene. Perché 30 manca? No, cos'è in più? Ma... E i punti che fai l'ultimo turno. No, no lui. Tuoi. Cosa ti sei dimenticato? Forse ci sono 5 qua, che ho perso io. Ho fatto... Nel secondo turno faccio 5 punti. Ho perso io. Bene. Ok, dopo sistema. Bene, sarebbe altro. Sì, bene altro. Fase di tiro altalenanti qua. Dai, la mia fase di tiro non è mai servita a niente. Io ho un esercito che spara e non ti ho fatto niente. Beh, ma io ho sentito tante lamentele che il caos è sgravo, barbino, che spara e apre le cose. Beh sì, beh, l'importante è riuscire a tirare per riuscire a tirare il numero di colpi. È anche vero che ho iniziato io. È anche vero che tu su 4 salvezze che mi hai fatto da salvare 4 non ne ho passata una. È anche vero. Anche vero che non ho fatto una salvezza sulla... Effettivamente poi le martellate hanno fatto saltare i due le mani. Le martellate, quella è stata giusto il momento di gloria che mi ha detto... Non vabbè. Pensavo così tanto. Non ho mai guardato il profilo effettivamente del brutto che di 6 danni sono... E sono praticamente... Sono sufficienti, sì, più uno tra l'altro. Sono praticamente l'equivalente di cannone laser, ma colpisce a 4. E ha avuto forza, e a forza 14. Forza 14. Che è un altro bel bonus contro tante cose. Sì. Quindi... Però essendo un'arma da mischia, insomma. Devo dire che però la bolla d'area dei Aurea. Le aure degli Elbrut sono fortissime. Non le ho viste giocate in giro, però sono molto interessanti. Perché tendono ad essere lenti. Non si è accorto delle aure. Avere sustained e lethal... È un ottimo... Concettualmente è una cosa fichissima. Il problema è che perché non venivano giocate finora? Perché tendenzialmente le unità giocate erano prescelti, obliteratori, demoni della forge. Queste sono le tre unità che vanno per la maggiore del caos. Prescelti generalmente corrono per il campo e l'Edbrook muove 6, non gli sta dietro. Ci sono su Rhino i prescelti di solito, tra l'altro, quindi vanno anche più veloce. Tra l'altro, quindi vanno anche... I Forgefiend non vogliono avere entrambi perché le unità. Vogliono fare le devastating. Esatto, quindi a seconda, se li giochi, potresti giocare i Forgefiend di Nargol, e allora avrebbe senso metterci. Sì, ma comunque non riesci a schermare tutto, il discorso sono sempre là. Con Nargol proteggi un veicolo, quando inizi ad averne troppi... No, allora io parlavo con altri giocatori di Chaos della zona e mi diceva soprattutto che lo fai, ne metti uno in diviso per avere dello profano secco. Ah sì, quello sì. E poi gli altri, se ne metti di più, li metti in Nargol perché se hai già uno che fa dello profano, l'altro non lo può fare.
Assolutamente. E quindi a questo punto vai a fare sostenuti al 5. Perché comunque è un'arma con un ottimo profilo. Sì. E più colpi, se meglio. E l'alternativa è giocare l'equivalente di uno Sbabbadon. L'equivalente sarebbe l'equivalente di giocare uno Sbabbadon, ma comunque vai a, non vai ad avere il ripetere per il ferire. Quindi anche avendo Sbabbadon, ti conviene comunque... Ah sì, sì, no, 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 dovresti comunque avere l'impianto, dico, l'impianto di tiro così, quindi Vindicator e Predator, però con il binaggio dei colpire che con Sustained e Lethal dovrebbero generare una mole decente. Ti faccio una domanda. Scavami 310 punti. Scavami 310 punti? Effettivamente dovrebbe 5 saltare. Legionari, 5 Avok e un Rhino. Ma in realtà forse rinuncerei completamente agli Avok per mettere un reroll ai tiri. E forse a quel punto però scambierei un Elbrut per il terzo Vindicator. Perché no? Questo è un altro discorso. A questo punto avresti tre Vindicator binati a colpire, sostene e Lethal. No, a quel punto devi giocare tutti ammassati. A quel punto sto concedendo completamente il campo. No, quello lo usi sacrificando unità. Secondo me, ecco, per esempio, i cultisti indietro, li hai messi il primo turno per provare a fare una cosa che non riuscivano. Se erano in mezzo al campo, a qualche punto forse lo graffiavano. Cioè, anche banalmente qua, solo per il fatto di esistere, perché non è che ci vado a sparare sopra sui cultisti quando ho il resto dei martelli in faccia, avrebbero scavato ancora un 5-10 punti. Sì, mi avrebbero impedito di farti la carica. No, se metti due qua e l'obiettivo era tuo, dai, insomma. Devo mettere almeno tre. Siamo più l'Elbrut. Manticora. Manticora, ma infatti adesso ci ho sparato, però il Manticora aveva altro a cui sparare. Legionari e Avok. E Elbrut. C'era un sacco di roba. La guardia, così, devo dire, meno artiglieria, che comunque dà fastidio, e più carri grossi fa, però siamo sempre là e hai delle fasi di tiro al 4 con i termici a forza 9 che non passano grosse resistenze. E il letale del detach è veramente situazionale, perché devi bloccarti in mezzo al campo per poter sparare bene. Il problema bene. Che alla fine è anche il distaccamento in cudine dei marini. Esatto. Quindi va benissimo con le artiglierie, ma abbiamo già visto che full artiglierie contro certe tipologie di esercito non vai da nessuna parte. E, come si sa da tempo. E questa versione coi carri alla fin fine non sfrutta il vantaggio del detaccio. Vedremo. E neanche gli stratagemmi, perché non hai stratagemmi. A parte 2 CP meno 1 al danno nella fase di tiro. Vedremo quando nel 2025 nel Tratto scelgo questa guardia a fine edizione, giusto per averlo un mese per poi doverlo resettare. No, come no. Ogni volta. Ti ricordo che comunque l'ultimo dell'edizione sarà di nuovo quello dei Divoratori di Mondi, che uscirà un mese, tre mesi prima del cambio di edizione, tanto per... Ma intanto vedremo se come al solito usciranno almeno 2 Codex Marine. Questo potrebbe essere interessante. Perché succede sempre così. Però per il resto, dai. Anche questa è andata... Regia, se ha qualcosa da comunicare. La prossima settimana non sappiamo ancora cosa abbiamo, perché è tutto un'incognita grazie al balance update che sta latitando. E si tratta ancora di inventarci qualcosa di divertente, di poco competitivo, perché ci secca a sprecarci i jolly. Io ci ho provato. Abbiamo sempre un jolly, abbiamo una bellissima partita Grey Knight contro Demoni per fare l'evocativo scontro Draigo, come si chiama il Demon Cornan? Scarbrand. Ma addirittura penso che se ci mettiamo abbastanza tempo potrei addirittura avere Belacor in campo. Dico. Sì. Il buon ragioniere, il Mac, ci dice grande baffo, sì, grande, povero baffo. Grande ormai Lepanto. Ha tifato per te fino all'ultimo. Tanto, guarda, potevi smettere di fare all'inizio del colpa sua, è colpa sua. Potevi non rompere, forse. Bene. Oh, ragazzi, quindi, i dadi raccontano la storia che vogliono, come al solito la mia va male. Bene, direi che possiamo concludere qui, ringraziare il Mac per il supporto e la sfiga portata al baffo, e a buone botte e buonanotte. Ne ho cura. Come va? Ah, la. Ma in...